Allora, buongiorno a tutti, continuiamo quindi questo nostro convegno cominciato ieri pomeriggio su Francesco Foscari e la Venezia Magna di metà 400. L'organizzazione della mattinata sarà così: facciamo le prime tre relazioni, lasciamo spazio per una discussione, poi ci sarà un break in quella sala per un caffè, poi continuiamo con le ultime tre relazioni e alla fine una discussione finale. Ecco, allora direi che possiamo cominciare. Cominciamo con il primo relatore, che ovviamente conoscete tutti, è Egidio Ivetic, Università degli Studi di Padova, dove insegna storia dei Balcani, storia moderna, storia del Mediterraneo, perché queste sono le materie in cui ormai è a livello internazionale, direi, studioso riconosciuto, ma anche membro effettivo, socio effettivo dell'Istituto Veneto di Scienze, Lettere ed Arti e direttore dell'Istituto per la Storia della Società e dello Stato veneziano, quindi Fondazione Giorgio Cini. Ovviamente, come dire, una presentazione molto breve, perché lo studioso lo conoscete tutti. Tra le moltissime pubblicazioni, ne cito semplicemente alcune tra le più recenti: Un confine nel Mediterraneo, Roma 2014, Storia dell'Adriatico, Bologna 2019, I Balcani, Bologna 2020, Est-Ovest, il confine dentro l'Europa, Bologna 2022, e poi questo ultimo importante libro, Il grande racconto del Mediterraneo, Bologna 2022. Ecco, quindi lascerei la parola immediatamente a Egidio Ivetic, che fa una relazione dal titolo Lo Stato da Mar nell'età di Francesco Foscari. Prego. Grazie. Qui purtroppo ieri per impegni di insegnamento di tanto non riusciamo quindi staccarsi dalla routine accademica, non sono riuscito a seguire questo convegno importante, quindi cioè, come qua, quindi magari qualcosa credo magari è stato già detto, quindi do un ragionamento su quello che è in sostanza il lato marittimo dello Stato di Venezia. Questa partizione dominante, questa triade, terraferma e Stato da Mar, di fatto evolve nel corso del 400, è la realtà, no? Quindi la storia che conosciamo, e soprattutto questi lunghi anni, questo lungo dogado di Francesco Foscari, quindi porta a cristallizzare questo sistema, che anche sul piano storiografico, soprattutto ho rivisto un po' i libri per parlare, quindi soprattutto con Gaetano Cozzi, con quella sistemazione fatta nell'ambito della storia d'Italia della UTET, no? Quindi il 400 e il 500, quindi questa partizione tra dominante, terraferma e Stato da Mar. È una partizione che ovviamente va incontro alle esigenze anche storiografiche, perché c'è tutta una storiografia specifica su Venezia, per dire. Sempre dell'81 è stata l'ultima edizione della storia della Repubblica di Venezia di Roberto Cessi, dove la questione non si pone, anzi Roberto Cessi proprio dentro questo millennio veneziano ha un lungo capitolo dedicato al Foscari, come se fosse effettivamente un perno di tutta la narrazione storiografica. Con Cozzi e in sostanza prendiamo atto della realtà del dopoguerra in qua, che c'è anche questa tendenza a studiare più in dettaglio il sistema Stato veneziano. Abbiamo questa divisione dei compiti, in sostanza lo Stato da Mar e lo Stato da Terra. Lo Stato da Mar rispetto a proprio dagli anni di Cozzi in poi, diciamo,
lo stato da terra ha avuto maggiore attenzione da parte degli storici rispetto allo stato da mare, che è stato delegato alle storiografie in qualche modo che coprono alla sovranità politica, diciamo, che ricopre l'area che fu del mare, e da questo punto di vista i progressi fatti sul piano storiografico non sono stati uguali, se non negli ultimi tempi c'è un recupero storiografico, sicuramente c'è un maggiore interesse sul recupero per quanto riguarda lo stato da mare, quindi le nostre conoscenze sono aumentate, anche se attorno alla dimensione marittima ci sono delle definizioni, secondo me, che dovrebbero essere aggiornate, superate, come questo dell'impero coloniale che continua a emergere. C'è un dizionario del Mediterraneo, dizionario della Mediterranea, un bellissimo libro, uscito in Francia nel 15 ad Arles, dove c'è la voce colonialismo, e la voce inizia così: è noto che il colonialismo, il primo stato coloniale nella storia è stata la Repubblica di Venezia. Adesso siamo arrivati a questo punto, il primo impero coloniale è Venezia. Siamo arrivati a questo punto e sono cosa fare, cosa possiamo fare? Non corrisponde ovviamente alla storiografia, eppure si è, come dire, affermata questa tendenza a vedere il dominio del mare come appunto un contesto coloniale. Ci sono recenti studi che vedono la guerra di Morea come la prima azione coloniale, cioè proprio mentre nella storia del Mediterraneo, nell'ambito della storia del Mediterraneo, sappiamo che l'età coloniale inizia con lo sbarco dei francesi ad Alger nel 1830 e si chiude con la dipartita dei francesi sempre da Algeri nel 1962. Quindi abbiamo queste proiezioni indietro nella storia del Mediterraneo, dove Venezia viene usata a seconda delle prospettive dei singoli storici, quindi impero, colonie e così via. In merito ha contribuito anche la stessa storiografia, anche quella italiana, perché insomma, tra 8 e 900 si cercava di vedere nel passato quello che sarebbe stato poi il sogno dell'Italia liberale e poi fascista, quello di avere effettivamente un dominio coloniale nell'ambito del Mediterraneo, ma così non è, cioè, effettivamente è un sistema, quello dello Stato da Mar, che noi cominciamo a chiamare Stato da Mar proprio con questi anni del Foscari, perché era lo Stato e basta, fino a questa rivoluzione spaziale, diciamo, che è l'inizio del 400, la presa della strada della Repubblica, cioè non della Repubblica, del Comune Veneziarum, per essere precisi, con Cozzi, no? Quindi Foscari, anche il passaggio dal Comune Veneziarum alla Serenissima Signoria, quindi al concetto di Repubblica, avviene nel 400. È una, questo dell'entrata nello spazio del italiano, che probabilmente, qua c'è Marco Pellegrini, se ci spiegherà, avete sicuramente parlato, è effettivamente una cosa straordinaria se la osserviamo nell'interezza del millennio veneziano. Certo, ci sono stati interessi del patriziato veneziano nella terraferma, c'è stato questo periodo anche di dominio sul Trevigiano nel 300, sicuramente avrete parlato del titolo di Conte che aveva anche il Foscari, quindi una logica del tutto continentale, diciamo, non soltanto veneziana, ma detto questo, lo Stato di Venezia fino all'inizio del 400 e proprio al dogado del Foscari era soprattutto lo Stato del mare, e adesso diventa qualcos'altro, no? Sicuramente e molto si è studiato perché questo è, diciamo, molto si è stato ricostruita, sono state ricostruite queste dinamiche
dinamiche di espansione nell'Italia settentrionale, dove effettivamente Venezia diventa qualcos'altro. E cos'è lo stato da bar che diventa tale proprio perché c'è una controparte della terra? È lo stato primigenio, è la parte, diciamo, genetica di Venezia. Non possiamo affrontare questo tema applicando concetti della contemporaneità come colonie, oppure anche questo concetto che continua a tornare dell'impero commerciale. Ci sfugge, secondo me, ci sfugge la vera essenza di questo stato. Il tema è stato affrontato alla fine della Seconda Guerra Mondiale da Roberto Cessi in una monografia, Venezia è il problema dell'Adriatico, cioè quindi questo rapporto col mare, dove Cessi effettivamente anche evidenzia il rapporto, le varie fidelitas, che sono, è difficile a rapportarle col concetto di sovranità che abbiamo noi, ma sono delle fidelitas dei vari soggetti attraverso, nell'ambito dell'Adriatico e poi anche più in là, che riguardano il controllo del mare, il dominio del mare. Elisabeth Crusoe Pavan dice che questi veneziani appaiono supponenti già nel XII secolo perché hanno la consapevolezza di essere speciali e specifici nel controllo di un mezzo difficile che fa paura e che è il mare. Ecco, allora da queste prospettive si dovrebbe guardare alla dimensione marittima, che è fatta di mare ed è fatta di isole. C'è un'insularità che cerca e trova in altri ambienti Venezia, che è una città, un contesto. Le Venezie, sapete bene, nasce come un arcipelago di isole, la stessa Venezia dentro la laguna, e cerca altre isole e cerca altri contesti urbani. E se osserviamo, arrivo a questo 400, agli anni di questo dogado, vediamo che abbiamo l'espansione nella terraferma, ma abbiamo anche la definitiva sistemazione per quanto riguarda la Dalmazia, a partire dall'acquisto del 1409, Foscari ho riletto la voce di Beppe Gullino nel dizionario biografico Treccani, dove appunto sottolinea la partecipazione del Foscari in queste decisioni, quindi del decennio e quindicennio precedente all'elezione al dogado. E quindi nel 1409 c'è la sistemazione definitiva della Dalmazia, che era sotto sovranità del Regno d'Ungheria dal 1358, e tra il 1409 e il 1420-21 praticamente c'è il recupero di questo contesto, che è la colonna vertebrale del dominio dell'Adriatico. C'è l'acquisto, ci sono le dedizioni e ci sono anche delle azioni militari con cui poi si arriva alla dedizione. Di fatto la ripresa della Dalmazia, l'Istria è a metà strada tra stato da terra e stato da mare, ancora stato da mare per certi aspetti anche nell'ambito delle fonti, soprattutto nel 400, ma poi più tardi diventa a tutti gli effetti anche stato da terra, mentre la Dalmazia, a partire dall'isola di Cherso, la prima, è, diciamo, la dimensione marittima. Dunque la sistemazione della Dalmazia comporta il controllo di tutte le isole e il controllo delle città, tra cui alcune che sono state poco tempo sotto il dominio di Venezia, come Spalato. L'unico contesto che non è stato recuperato è Ragusa, che è un allievo che ha imparato tutto dal maestro, quindi Ragusa si è fatta una repubblica per conto proprio,
gioca sul vassallaggio tra il Regno d'Ungheria e poi il vassallaggio con l'Impero Ottomano. E questa Dalmazia, a differenza della Dalmazia del 200 e 300, abbiamo anche l'aggregazione delle bocche di Cattaro, quindi a sud della Repubblica di Ragusa, e quindi abbiamo un sistema più ampio rispetto alla situazione del dopo Quarta Crociata. Ci sono dei dottorati che adesso conosco e seguo, in cui si studia la politica di Venezia nei confronti delle città dalmate, insomma, è stata studiata Zara in ambito croato Sebenico, qui c'è Ermanno che ha studiato Spalato, adesso ci sono delle ricerche su Traù, e si vedono, finalmente abbiamo una certa chiarezza della politica condotta da parte della Serenissima in questo 400, in cui in sostanza viene ripreso il dominio ma anche rilanciato. Durante queste ricostruzioni bisogna fare un lavoro comparativo con quella che era la situazione, che era diversa, per esempio quella delle dedizioni di Traù e Spalato e di Sebenico nella prima metà del 300, per vedere. Sicuramente le situazioni sono diverse, però vedere il tipo di politica portata avanti dalla Serenissima. Inoltre lo studio dello stato del Damaro, dei domini, soprattutto ci vuole una nuova ricostruzione di quello che era il 200 e 300, ci serve non solo poi per capire la novità o la specificità della politica che viene poi portata concretamente negli anni del Foscari, che sono anni della stabilizzazione, quindi la Dalmazia è presa prima di quel 1423, e sono anni in cui si stabilizza e, per dire, nel controllo della Dalmazia di città in città e nella ripresa ci sono le dedizioni, ma ci sono anche delle piccole guerre civili, per esempio nel caso di Sebenico, dove c'è la lotta tra le fazioni filo ungherese e filo veneziana, quasi sempre ci sono degli scontri, quasi sempre c'è una fazione filo veneziana, e quindi poi in questo 400, soprattutto negli anni del Foscari, quello che sa bene Ermanno, le ricerche vanno in quella direzione, si osserva come si comporta Venezia, quindi spesso sono la fazione avversa e condannata all'esilio, ma dopo un po' viene, a differenza di Dante, vengono riammessi in città, è il caso di Sebenico e il caso di Traù. Quindi diciamo che per quanto riguarda, per farla breve, la dimensione dello Stato d'Amar, per quanto riguarda l'Adriatico, abbiamo nuove ricerche, letteralmente, appunto, anche per cui qua quella bellissima e importante sulla società effettivamente civile di Spalato nel 400, in un momento tutto sommato ancora prospero, perché questi sono i dati, c'è una ripresa economica rispetto alla leggenda nera che con l'arrivo di Venezia dalmati decadono mentre stavano bene sotto il regno d'Ungheria. In verità nel 400 si riscontra una prosperità, lo riscontrano anche gli storici croati, non c'è più, diciamo, questo preconcetto. Casomai nel corso del 400, ma anche dopo gli anni dopo il Foscari, abbiamo questa lunga guerra del 1463-1479 con gli ottomani, e il problema per la Dalmazia sarà proprio questa pressione ottomana che ritornerà all'inizio del 500 con il conflitto che conosciamo, 1499-1503, ma sono come delle prove di forza tra le due parti, perché non si trova una certa stabilità. Lo Stato d'Amar è l'Adriatico, ovviamente lo Ionio e l'Egeo, che anche Cozzi chiama ancora per 400 Romania, ma non è male,
come concetto, perché poi quando subentrano gli ottomani, gradualmente subentrano, chiameranno i Balcani, ma anche l'Egeo Rumelia, che è la stessa cosa, la terra dei romani, quindi non è male come concetto questo della Romania. Gli anni del Foscari, tutto sommato, vediamo la tenuta dell'Egeo, e poi abbiamo questa pagina di storia che sicuramente conoscete ed è legata alla vicenda di Salonicco. Sono anni difficili ovviamente per l'impero bizantino, che è ridotto a poca cosa, alla stessa città e poco oltre già dall'inizio del 400, ma c'è ancora Salonicco, che viene assediata dagli ottomani nel 1422. Sotto assedio, ormai in una situazione di disperazione, Salonicco chiede l'aiuto di Venezia, e c'è questa dedizione che è uno dei primi problemi che affronta il Foscari del 1423. Parte una squadra, e Pietro Loredan, quello il concorrente al Dogado, nonché autore di una ottima operazione nei Dardanelli, che porta l'aiuto, e quindi in questo 1423-24 Salonicco, la seconda città dell'impero, la città più importante dell'Egeo, passa sotto Venezia e rimane per soli 7 anni. Non appena gli ottomani avranno modo di concentrare le loro forze, e ce l'hanno nel 1430, riprenderanno la città, che poi entrerà in una fase di decadenza. Chi ha visto Salonicco, se si guarda dalla riva del mare verso le mura, sono lontanissime, quindi è una città molto grande. Rimane quella torre in riva al mare, come ricordo, di Venezia. Sicuramente è stato un grande successo. E avviene questo, si parla in questo convegno, parallelamente, parlerà credo Marco Pellegrini, con questo sogno di arrivare a Milano, quindi di controllare il cuore, ma non solo della pianura padana, ma di tutto il sistema dell'Alta Italia legato ai corsi dei fiumi, eccetera. Quindi l'ambizione, cioè quella di portare il vestito di San Marco sotto il Duomo, insomma, di Milano, è davvero notevole, e avviene in contemporanea con il controllo di Salonicco. Quindi sicuramente questi anni del Foscari vedono l'apogeo, quindi in sostanza col controllo di Salonicco. Se fosse rimasta, significava tutta un'altra situazione per quanto riguarda non solo l'Egeo, ma il Salonicco è la porta dei Balcani, quindi la realtà storica è quella che è. Però in questo terzo decennio, i primi anni del Foscari denotano le potenzialità, come dire, anche il sogno e le ambizioni di Venezia su una vastissima scala. Sono proprio questi gli anni, e credo torna sempre su questa figura, su questo Dogado, in cui nasce effettivamente la Repubblica, no, di Venezia, diventa qualcos'altro. Noi, ripeto, continuiamo a dividere per una maggiore lettura il mare e la terraferma, ma di fatto ormai Venezia è qualcos'altro, non è più solo mare, è anche, sembra una banalità, ma ha questo aspetto terzo, insomma. Non, ragioniamo spesso in dualismo con poi il centro, che è un sistema in grado di gestire la complessità di questo Stato, quindi della stessa dominante, che richiede così tanti sforzi anche storiografici. La politica è decisione, e la politica non è solo prendere, essere eletti e poi usare un potere per distribuire favori. La politica è, cioè,
nei master di economia c'è la teoria della decisione, quindi è una prassi quotidiana per gestire una situazione del genere, quindi dove l'ordine del giorno al Senato, appunto, c'è qualche isola dell'Egeo e poi c'è Cremona, per dire, ci vuole una visione davvero straordinaria. E tutto questo matura proprio in questi decenni del 400, un secolo davvero, davvero straordinario per Venezia. Questa vicenda di Salonicco viene spesso è anche trascurata o presa come un episodio, tant'è che non è contata neanche, diciamo, tra le sette guerre tra Venezia e l'impero ottomano, sarebbero più di sette, l'ha sottolineato anche Harper, credo che lui ne ha contate per tutte le partecipazioni, sono 10, però la prima delle sette è sicuramente la lunga guerra del 1463-79, lì effettivamente cambia tutto e c'è la perdita, no, di Negroponte, e quindi inizia una ridefinizione dell'Egeo. C'è il successo di Cipro dopo, alla fine del secolo, però è evidente che non è più lo stesso. È come se sotto il dogado e Foscari ci fosse ancora la speranza, c'è ancora anche l'impero bizantino, anche se nominalmente c'è una speranza di creare qualcosa, questa ridefinizione dei poteri nel Levante, una posizione nuova per Venezia. Dopo Foscari e dopo il lungo conflitto che dura 16 anni, ormai è chiaro che effettivamente dall'altra parte c'è il turco ed è una forza imperiale, e d'altra parte l'impero ottomano dopo quel conflitto comincia ad avere ambizioni che vanno al di là della logica e della geografia dell'impero bizantino, cioè Anatolia, Balcani. Iniziano le prime operazioni per estendere il dominio verso la Siria, che poi dopo si realizzerà nel 500, e quindi effettivamente l'impero ottomano diventa l'erede di Bisanzio e supera Bisanzio, no? Quindi, e di questo ne sono ovviamente consapevoli a Venezia, ma questa è un'altra storia ormai del secondo 400. Rimane questo periodo del Foscari anche dalla prospettiva del mare, anche con questa pagina legata a Salonicco, e con le guerre attorno a Milano, credo come testimonianza di una volontà di potenza di questo Stato, che si misura nella sua massima capacità. Quello è il massimo che si poteva concepire. Quindi ben venga anche questo momento, magari uno dice di nuovo col Foscari, invece è un momento sempre per riprendere da capo questa straordinaria storia, che è la storia di Venezia, che proprio in questo dogado, in questi anni, emerge in questa sua singolarità. Ecco, che chiudo, non può essere, non è solo storia italiana o storia di uno Stato territoriale, assolutamente, è uno Stato mediterraneo, forte, dinamico, che all'inizio del 400 entra in Italia, quindi si italianizza politicamente, arriva perfetto per entrare in quello che poi viene chiamato, insomma, Rinascimento, e dà un contributo, quindi il momento migliore. Grazie. Bene, grazie a Egidio Ivetic per questo affresco sullo stato da mar veneziano, anche questa riflessione sulla statualità. È vero che in qualche modo si definisce questa divisione tra Stato da terra e Stato da mare, una divisione che è anche documentaria, che è anche archivistica. Però ecco, forse il ragionamento a cui ci invitava appunto Egidio è del tutto pertinente, cioè ragionare, c'è stato un ragionamento quasi dualistico dal punto di vista storiografico tra queste due realtà, terra e mare. In realtà, forse dal punto di vista storico, esiste uno Stato veneziano
che ha ovviamente anche queste due dimensioni, però che ragiona come Stato in primis. E quindi chiamerei al tavolo il secondo relatore. In questa visione dualistica, adesso passiamo proprio a parlare dello Stato da terra, con il Marco Pellegrini, anche qui non credo ci sarebbero bisogno di presentazioni, insegna storia rinascimentale, storia moderna all'Università di Bologna, Bergamo, sapevo che sarei caduto qua, all'Università di Bergamo. È un grandissimo esperto, riconosciuto esperto di Rinascimento italiano, storia della Chiesa rinascimentale, ma anche storia di Venezia in età moderna, anche qui diverse pubblicazioni, ne cito semplicemente qualcuna tra le tante numerose, Il Papato nel Rinascimento, sempre per quanto riguarda questo filone di storia della Chiesa, Le Crociate dopo le Crociate, Guerra Santa contro i Turchi, Bologna 2015, ma poi per quanto riguarda il Rinascimento, Savonarola, Salerno 2020 e nella Terra del Genio, il Rinascimento, un fenomeno italiano, Roma, Salerno 2021, e poi quello che forse un po' più ci interessa, Le Guerre d'Italia, ma poi soprattutto Venezia e la Terraferma, Bologna 2021. Lascio la parola al professor Pellegrini, scusandomi. No, grazie infinite. Grazie per l'invito in questa sede così prestigiosa anche in questo contesto, che mi sollecitano a ripensare alcuni fatti importanti del dogado di Francesco Foscari alla luce di certe categorie che sono già state elencate e che io vorrei riprendere anche proprio alla luce di una conoscenza più allargata dell'Italia e dell'Europa del 4 e del 500, e mi avventurerò addirittura sul terreno della psicologia politica, cercando di vedere come il dogado di Foscari, soprattutto nei suoi primi anni, sia veramente un po' l'espressione di uno stato d'animo, vorrei dire, di tutta la Venezia Magna, appunto, che è il suo centro dirigente, ma che è proprio questa città e questo progetto che è stato delineato, fra l'altro, molto bene da Egidio Ivetice, che io in qualche modo riprenderò, nel senso che non è possibile scindere terra e mare e, come dire, orizzonti marittimi o terrestri, quando si parla dello slancio di un intero centro dirigente che trova in Foscari, soprattutto nei suoi primi anni, il suo massimo interprete, e che vuole in effetti portare Venezia a un livello alto, e verso dove adesso cercheremo un po' di chiarirlo. Diciamo che non si capisce effettivamente né l'elezione al dogado di Foscari, né appunto lo slancio soprattutto dei suoi primi anni, senza capire che siamo in una fase di generalizzato ottimismo a Venezia. Ottimismo basato su alcune certezze, o per meglio dire su alcune incoraggianti prospettive di durata, che facevano sì che Venezia, il centro dirigente veneziano, la città, in qualche modo confidasse di avere la fortuna dalla sua parte. Non ho remore a usare questa parola e questi concetti, perché guardate che questa è proprio l'antropologia dell'uomo italiano, europeo del 400, ma anche del 500, quindi concetti come fortuna, oppure più avanti parlerò di concetti che noi ritroviamo in Machiavelli, ma che in realtà esistono già nel mondo italiano, veneziano del 400, questa idea della variazione delle congiunture per cui l'uomo politico deve adattarsi, è quello che Machiavelli chiamava il riscontro alla mutazione. Certo, ci vuole Machiavelli per elaborare in chiave politologica questa visione, ma di fatto era una visione condivisa già dai centri dirigenti italiani già del primo Rinascimento. Quindi è sulla base di una variazione favorevole che si autorizza appunto a nutrire una fiduciosa prospettiva di durata. E questo alla luce di alcune lezioni importanti che avevano insegnato ai veneziani, ma anche ai loro nemici, che Venezia possedeva in effetti alcuni fattori indisputati di supremazia, soprattutto sullo scenario
padano, quindi forse rispetto allo scenario marittimo, dove maggiore è l'incertezza in questi momenti, sullo scenario padano sembrerebbe appunto aleggiare una maggiore e più incoraggiante certezza, soprattutto perché c'è la debolezza degli avversari. Ovviamente si gioca sulla debolezza degli avversari sempre, e gli avversari mai come all'inizio, nei primissimi anni del 1400, hanno dimostrato la loro fragilità. Per converso, i veneziani elaborano questa fiduciosa consapevolezza della loro solidità, che nel gergo politico diplomatico dell'Italia del 4 e ancora del primo 500 prende un nome fatidico, viene detta la superbia dei veneziani. Questo è un punto essenziale che giustifica poi l'odio dei vicini nei confronti di Venezia, che è imputata di questo, che è un vizio capitale, ma che in realtà è quello che vi ho appena esposto da un punto di vista della psicologia politica. È una fiduciosa consapevolezza di alcuni fattori di supremazia. Il primo, appunto, fondamentale è la consapevolezza di una ragionevole prosperità economica che vada a crescersi, soprattutto anche qui perché quella altrui va a calare, e qui è sempre l'arcinemica Genova, che conosce una flessione fra fine 3 e inizio 400 che è subitanea ed è veramente scoraggiante e sbalorditiva per gli stessi genovesi, perché l'economia mondo genovese arretra fra fine 3 e inizio 400, e nel corso del XV secolo non va che ad arretrare sempre più, laddove quella veneziana sembrerebbe, qui appunto mi riallaccio a quello che Egidio ha appena spiegato, sembrerebbe avanzare. Di qui fra l'altro appunto l'impresa di Salonico, che è diciamo proprio l'espressione di questo fiducioso ed empirico ottimismo veneziano. Si aggiungono pezzi su pezzi. Non esiste una strategia di lungo periodo, una visione d'insieme, esiste un'ambizione che sembra essere premiata dai fatti. La prospettiva, appunto, la prosperità economica che ne consegue è indubitabile. Sappiamo benissimo dagli studi dell'economia, ci è stato anche ricordato proprio ieri da Stefania Montemezzo, che è un periodo di crescita generale e di consolidamento di posizioni ancora per tutta la metà del 400, e di conseguenza Venezia cresce anche come punto di riferimento economico per tutta l'Italia settentrionale, cioè l'emporio veneziano può proporsi credibilmente come punto di sbocco delle economie locali, delle province padane. Accanto a questo, la robustezza della finanza pubblica, anche qui Luciano Pezzolo ieri ha detto delle cose interessanti e si potrebbe aggiungere molto altro, perché anche qui, anche se vista dal punto di vista domestico la finanza pubblica veneziana può rivelare alcuni fattori o alcuni limiti, diciamo alcuni fattori di debolezza, comparativamente è molto più solida rispetto a tutto quello che si vede in casa ad altri, a cominciare dalla Milano Viscontea, dove una finanza pubblica in quanto tale non si sviluppa, come Luciano ha ricordato proprio ieri. E ricordiamo Firenze, anche Firenze con cui si ha un rapporto ambivalente, un po' di alleanza e un po' di rivalità. Ricordiamoci che il regime degli Albizi a Firenze collassa per un crack finanziario dovuto agli eccessi delle spese della guerra per Lucca, per la conquista di Lucca, che non viene presa, quindi un fiasco militare, un crack finanziario, il crollo del regime albizesco e la sostituzione col regime dei Medici. Milano è sempre sull'orlo della rivolta a causa dell'esosità fiscale, degli sconti, ricordiamo semplicemente questo. A Venezia non si vede nulla di tutto questo. E collegato a tutto questo, la solidità delle istituzioni di governo di una città che da comune sta diventando repubblica. Anche questo è un dato importantissimo, è una transizione culturale. La bellissima biografia di Denis Romano lo spiega molto bene. Il Dogado di Foscari segna anche quel lungo momento di transizione nella cultura statuale di Venezia e del suo ceto dirigente. C'è un'idea di perpetuità che si collega all'adozione di un rito romano e di tutto un linguaggio che è un paradigma linguistico ma anche ideologico, che è l'assorbimento dell'umanesimo a Venezia, dell'umanesimo politico, diciamo pure dell'umanesimo civile con tutti i limiti che ha questa parola. Sapete che sul concetto di umanesimo civile c'è
una disputa storiografica che è sempre aperta. Però appunto brilla Venezia in questo panorama e alimenta quel mito di definitività delle conquiste. Ricordiamoci di quella metafora, è un mondo che ragiona per metafore politiche, secondo cui gli artigli del leone marciano sono lenti ad afferrare la preda, ma poi non la lasciano più andare, laddove queste stesse prede cascano facilmente dalla bocca, dai denti del lupo, che è ovviamente una potenza animale, o dal becco appunto dell'aquila, che di volta in volta può ghermire queste prede, ma che non è in grado di trattenerle. Dietro questa metafora c'è l'idea, appunto, che è un mito, della definitività delle conquiste che si collega alla convenienza che le province soggette hanno a stare sotto Venezia. Esiste un principio di benessere condiviso che alimenta il mito del buon governo veneziano che si forma appunto nel corso del 400. Insomma, grazie a tutti questi fattori di vantaggio, il processo di crescita territoriale veneziana sembra indefinitamente aperto, aperto verso traguardi che gli stessi veneziani non sono in grado di calcolare. Questo è un atteggiamento mentale che persiste a lungo nel centro di governo veneziano, nonostante, come tra poco vedremo, la smentita poi finale che si avrà durante il lungo dogado di Foscari, che rappresenta la battuta d'arresto e il crollo di questo mito, diciamo, di illimitata conquista. Resta sempre questa idea, che è associata allo spirito acquisitivo mercantile veneziano, secondo cui se la fortuna offre pezzi di dominio da aggregare, questi pezzi si prendono senza starci troppo a pensare e poi si vedrà come gestirli e come diciamo così armonizzarli in tutta una strategia che, ripeto, non è ancora una strategia di lungo termine, perché non c'è una visione definitiva del dominio veneziano e dei suoi limiti. Pensiamo che durante il periodo delle guerre d'Italia, al suo inizio, tra i tanti fattori di innesco della crisi generale italiana del tardo 400, c'è proprio questo fatto: Venezia non esita a prendere sotto la sua protezione Pisa, ed è un errore fatale ed è anche un gesto immotivato. Venezia non ha nessuna convenienza immediata ed è folle l'idea di estendere il raggio d'azione veneziano sul Mar Tirreno. Perché Venezia prende Pisa? Ma unicamente perché la fortuna mette davanti appunto agli artigli del leone marciano questa preda, e intanto si prende e poi si starà a vedere. Poi le circostanze mutano, si riscontra che Pisa non è tenibile, non è conservabile, e allora la si lascia andare. Tutto questo è costato un azzardo vertiginoso, soldi sprecati, una figuraccia e quant'altro, però i veneziani ancora alla fine del 400 ragionano così, perché hanno la convinzione di avere il vento in poppa, sempre per usare metafore che, ripeto, sono correnti del gergo dell'epoca, e che è la convinzione che sostiene Foscari, nonostante poi tutte le smentite, diciamo, finché poi non c'è il crollo degli ultimi anni, però appunto l'idea è molto molto forte. E questo è un dato che mi preme sottolineare: questa idea o mito è condivisa almeno in parte dai ceti dirigenti almeno di una parte della terraferma, cioè della Valpadana orientale, non solamente l'attuale Veneto, ma anche quei territori dell'Oltre Mincio che corrispondono all'attuale Lombardia orientale, che all'epoca i veneziani da qui definivano Lombardia, tout court, quindi Bergamo, Brescia, Crema e diciamo tutto quello che ci sarebbe stato appunto da prendere al di là del Mincio. Perché nel linguaggio che possiamo definire della propaganda, ma bisognerebbe dare un valore forte, non semplicemente, come dire, di menzogna fittizia, la propaganda può essere appunto una rappresentazione della realtà che ha anche degli agganci appunto nella realtà stessa. L'idea è che queste province padane hanno tutta la convenienza a stare sotto una potenza che è forte ma allo stesso tempo moderata, temperata.
certamente lo è di più rispetto agli esosi tiranni milanesi, la vipera viscontea, che in effetti è una vipera succhia sangue in questo periodo. Il costo esorbitante delle guerre di Filippo Maria Visconti viene scaricato sulla società lombarda in un periodo di crescita economica, per cui tutte queste guerre costano tantissimo, ma in parte sono assorbite proprio dal tasso di, diciamo, di crescita economica che, diciamo, in generale è ascendente, quindi è un po' meno, diciamo, accusato il peso di queste guerre. Però globalmente è indubitabile che la Milano Viscontea è una potenza invisa ai suoi stessi sudditi, i quali appena possono cercano di sottrarsene. Questo è il punto. Mentre Venezia è una potenza che si propone come una potenza più temperata e che assicura anche un esercizio del potere e soprattutto della giustizia, perché poi è la giustizia il banco di prova del buon governo in questo contesto, e il potere è essenzialmente esercizio della giustizia. Si propone appunto come un'autorità più adeguata a esercitare appunto il potere in sede locale, entro certi limiti. Questi che sono elementi di propaganda, ma sono anche in effetti elementi corrispondenti alla realtà. È stato detto appunto molto bene da Egidio Ivetic che non si può parlare di imperialismo e men che mai di colonialismo, ed è vero. Adottiamo allora questa formula di Commonwealth veneziano nel senso proprio etimologico, cioè una ricchezza messa in comune, e diciamo che l'idea o il sogno di una prosperità condivisa è ciò che rende proponibile e addirittura allettante la transizione sotto il dominio di Venezia. Ecco perché proprio sotto Francesco Foscari si hanno, sappiamo bene, le conquiste che sono poi le ultime in realtà dello Stato da terra, cioè Brescia, Bergamo e poi più tardi Crema. Ma ricordiamoci che la civiltà proviene non soltanto dalle città, ma ancor più fortemente dai territori, che in alcuni casi addirittura fanno una fuga davanti. Abbiamo appunto esempi eloquenti di componenti di territorio, soprattutto le valli, che precedono la città nel darsi a Venezia, e lo fanno proprio sulla base di un patto di prosperità condivisa, tant'è vero che a quel punto questi territori avranno un aggancio diretto con Venezia. Si stabiliranno addirittura colonie, rappresentanze di nativi di queste province che si trasferiscono a Venezia a fare fortuna, e fra l'altro Venezia si alimenta anche demograficamente di un flusso di immigrazione da queste province estremamente notevole. Cito un brano giustamente famoso, forse noto a moltissimi di voi, che sono le memorie di Philippe de Comines, quindi questo ambasciatore, consigliere appunto dei duchi di Borgogna, del re di Francia di fine 400, che quando arriva a Venezia rimane stupito, come tutti i visitatori dell'epoca, dalla prosperità di questa città. Il mito appunto è di lunga data: i veneziani non arano, non seminano, non vendemmiano, ma sovrabbondano di tutti, di tutto. Ma attenzione, Comines dice un'altra cosa preziosa, dice: a Venezia c'è opulenza, c'è sovrabbondanza di ogni bene, e il popolo che sta benissimo è composto per lo più di forestieri immigrati. E chi sono questi? Sono per lo più i provinciali proprio di queste province padane, che trovano appunto a Venezia delle opportunità assolutamente impraticabili altrove. E qui più che mai bisogna dire che questo quadro non dura a lungo, e soprattutto poi fra fine 4 e inizio 500 deve soffrire questa smentita epocale del mito veneziano appunto di supremazia, che sono appunto le guerre d'Italia. Occorre rivolgere appunto la mente con l'immaginazione, fare proprio uno sforzo costruttivo a quel periodo in cui tutto questo invece si sta formando e appare appunto come indefinitamente sviluppabile, e questa è la Venezia di Francesco Foscari e dei suoi numerosi fautori e seguaci. Perché attenzione, Foscari poi è un personaggio tragico nel finale della sua vita, è un individuo isolato, solo al potere, probabilmente anche, diciamo, infermo, comunque meno amato,
però ha avuto una vita gloriosa prima, una vita piena appunto di affermazioni e di promesse che corrispondono appunto a aspetti essenziali dello sviluppo dello Stato da terra veneziano. Allora mi avvio alla conclusione di questa mia esposizione ricapitolando alcuni punti e poi nel caso potrò circostanziarmi se sarà necessario. Diciamo questo, è quella della Venezia Magna una politica di conquista indefinita e illimitata. Però a questa politica non si accompagna una strategia veramente lucida, perché si fonda ancora su troppe incognite. Cioè è una aspirazione più che una vera strategia, e parlo soprattutto degli aspetti militari, delle ricadute militari di questa, che è un'aspirazione che fatica a diventare strategia. Secondo, questa politica di conquista fatica a diventare politica di potenza. Io qui vorrei distinguere. È una politica di conquista che non si volge automaticamente, anzi per la verità con molta fatica e mai pienamente, in una politica di potenza. Sono gli altri che vedono Venezia come una potenza, la superbia appunto dei veneziani. Ma se guardiamo le cose dall'interno del centro dirigente veneziano, le cose stanno diversamente. Perché? Perché una politica di potenza presuppone, tra l'altro, una visione molto chiara dei costi da pagare, e qui nessuno vuole pagare i costi di questa politica di potenza, anche perché non sono chiari i benefici. Non sono chiari i benefici. Il partito sostenitore di Foscari, chiamiamolo così, e parliamo di una forza sociale, lo sappiamo bene, che corrisponde a questa nobiltà, diciamo così, non troppo alta, non sono i nobili di altissimo profilo, soprattutto non sono i nobili ricchissimi, quindi parliamo di un partito di poveri, fra virgolette, in un senso molto molto relativo, di personaggi appunto avidi in qualche modo. Avidi di cosa? Avidi di quel fenomeno che a Firenze, in questo stesso periodo, si chiama beneficio dello Stato. Il beneficio dello Stato. A Venezia, per quanto mi consta, non abbiamo un'espressione, un sintagma simile, che è molto efficace, però il concetto è vivissimo anche a Venezia. Cioè lo Stato è anche un beneficio, perché produce profitti, produce vantaggi e può aggregare consensi. Il beneficio dello Stato. Allora, Foscari è il capofila del partito del beneficio dello Stato, che si allarga e che va appunto a beneficiare un numero crescente appunto di personaggi che aspirano a questo. La già citata, ed è d'obbligo, biografia di Francesco Foscari, scritta da Dennis Romano, spiega molto bene la strategia che Foscari intesse fin da giovane per accattivarsi un partito di sostenitori speranzosi in un allargamento del beneficio dello Stato, a cui è legata questa politica di conquista. Ci sono però dei costi. Questa politica è legata su alcune incognite che si rivelano essere contrarie a Venezia. Un punto fondamentale, lo cito perché si collega anche alla relazione di ieri di Zorzi, è il rapporto coi condottieri, il costo della guerra legato a un rapporto fiduciario che non c'è mai con questi operatori della guerra, che sono sempre quanto di più inaffidabili. Anche qui sarebbe molto interessante, una delle amarezze esistenziali di Francesco Foscari sta sempre nel mancato reperimento dell'interlocutore adeguato sul piano appunto della guerra, cioè manca appunto un signore della guerra commisurato alle ambizioni di Foscari e dei suoi. Quindi ci sono molti scacchi che si rivelano, fattori che si rivelano appunto a svantaggio del progetto di Foscari e dei suoi, laddove crescono però i costi. Dunque concludo la relazione di adesso ripeto, si tratta anche di un'ipotesi di lavoro, di riflessione, che però mi sembra suffragato anche da alcuni dati. Il blocco che a un certo punto attende e in cui incappa la politica di Foscari sta nel fatto che questa politica è costosa e non sembra però condivisa da un numero sufficiente di finanziatori che
al momento critico tendono più a dissociarsi che a fare causa comune con questo doge troppo ambizioso. E di qui comincia appunto la divaricazione, lo scollamento fra Foscari e l'elite di governo, quindi l'alta nobiltà veneziana. Quella bassa sembra essere sempre dalla sua parte. Le fonti parlano di un rimpianto sincero che c'è tra la popolazione generale di Venezia, il popolo stesso di Venezia, ma anche appunto gran parte di questa nobiltà, diciamo così, economicamente meno rilevante, rimpiangono questo doge che è considerato veramente un unicum, si dirà non ci sarà mai più un doge come questo, sono manifestazioni appunto di popolarità che però non salvano Foscari dall'isolamento, perché l'isolamento è piuttosto nei confronti delle viti di governo. Allora, il fatto è questo, che quando si tratta appunto di pagare i costi della guerra, si tratta di sborsare cifre elevate, i benefici non sono altrettanto cospicui. Il costo dell'espansione è sempre crescente, i benefici dello Stato non sono così cospicui e non vanno forse a vantaggio proprio totalmente di coloro che dovrebbero sopportare questi costi. E questo è uno fra i tanti fattori della disgrazia finale del dogado di Foscari. È il dazio che Venezia paga alla sua conformazione a repubblica aristocratica, gestita secondo impersonalità, secondo isonomia, secondo allergia al principato e quindi anche secondo un'allergia a quelle che sono le implicazioni di una politica di conquista fatta di troppi azzardi. Vi ringrazio dell'attenzione. Ringrazio quindi Marco Pellegrini per questa bella relazione che fa parlare con la relazione precedente, quindi continuando a ragionare sulla statualità veneziana, sulle caratteristiche della statualità, ma inserendo tutti questi elementi molto interessanti sulla psicologia politica che in qualche modo ha animato lo Stato da terra, in questo caso, ma in questo contesto unitario, che è appunto quello dello Stato veneziano. Ci sono diverse cose su cui si potrebbe ragionare, magari poi qualcosa mi viene anche da chiedere. Mi ha fatto piacere questa citazione di Felice del Commenda, io ho avuto modo di studiando l'immigrazione a Venezia, ed è vero, lui quando arriva a Venezia una delle cose che vede, che dice è appunto la blu parte del loro popolo è tetrangie, cioè per la gran parte questi sono stranieri, questi sono forestieri, e quindi grazie per questa relazione. Ecco, cambiamo un attimo adesso registro, nel senso continuiamo appunto a ragionare sulla Venezia di Francesco Foscari, sulla Venezia Magna di metà 400, però come dire da una prospettiva un po' diversa, cioè la storia dell'arte, l'architettura, l'iconografia, la simbologia, e cominciamo con questa relazione di Jean-Christophe Rosler dal titolo La Domus Magna di Francesco Foscari. Lui appunto è uno studioso di storia dell'architettura, dei restauri dei palazzi veneziani medievali e rinascimentali, ha studiato Sansovino, ha studiato Palladio, ha studiato Longhena, eccetera. Soprattutto ricordo questa pubblicazione, I palazzi veneziani, storia, architettura, restauro, il 300 e il 400, edita da scritta nel 2010. Lascio quindi la parola a Jean-Christophe Rosler. Grazie per questa introduzione e grazie naturalmente al Comitato Scientifico per questo invito. 8 ottobre 1457, Francesco Foscari fa testamento. Nomina esecutori il fratello Marco, la moglie e i nipoti Abramo minorenni Francesco e Niccolò, figli del premorto Giacomo. Nessuna ordinazione sulla sepoltura, nessun fideicommesso, nessun cenno al splendido palazzo su Canale Grande. Un testamento che sorprende, considerando anche il pericolo di estinzione della propria discendenza. Di più, le vicende delle varie dimore dei Foscari, fino ad allora, non erano proprio felici.
incontrava ad esempio Cassiani, il cavaliere Niccolò Foscari, Bisaro del Doge, aveva posseduto vari nobili. La residenza del cavaliere è identificabile con chiarezza con questo palazzo, oggi per lo più abbandonato e in stato di degrado. Caratteristiche costruttive e stilistiche, come gli archi cruscinati della pentafora al piano nobile, che lo studioso ottocentesco John Ruskin avrebbe classificato come ordine secondo degli archi di transizione romanico al gotico, portano a una datazione nella prima metà del 300, anche se le superfetazioni più recenti sono evidenti. Questa proprietas magna statio passò entro l'aprile del 1360 a Marco Stollado, poi a suo fratello Pio Alise, procuratore di San Marco e committente della grandiosa cappella annessa alla chiesa di San Giovanni e Paolo. A Niccolò Foscari appartenne anche il casamento contiguo a destra, acquistato parimenti da Stollado. All'estinzione di questa famiglia fu rilevato da Andrea dei Morosini. Questo primo insediamento era di un certo prestigio architettonico e anche la generazione dei nipoti di Niccolò non avrà dimenticato dove erano le loro radici. Magari saranno ramastanti qualche stemma da qualche parte, non lo so più. E Foscari rimase comunque la casa di San Simon Piccolo, pure posseduta in parte dal cavaliere Niccolò e poi ingrandita e rifabbricata dal procuratore Marco. Sembra infatti che Marco e i fratelli abbiano diviso la facoltà prima del 1437, dal momento che Francesco Foscari non compare nei vari documenti successivi relativi a quel palazzo. L'aspetto attuale è frutto di due interventi cinquecenteschi distinti. Attenzione, nelle vicinanze immediate a questo palazzo di San Simon Piccolo, i Foscari avevano un altro palazzo gotico, che però non è un antico possedimento della famiglia, ma un acquisto del 1531. Era difficilissimo scindere i vari nuclei di insediamento, perché quello appunto quello gotico, adesso non ho messo la foto perché era dopo le trasformazioni moderne, un po' infelici. La situazione già prima del Dogado è dunque la seguente: la famiglia non ha un palazzo prestigioso sul Canal Grande e Francesco non ha una residenza adeguata. Non sappiamo neanche con certezza dove abitava, talvolta Santa Margherita, si dice, in una casa ereditata dalla madre Caterina Michielli, testatrice del 1412, sorella Luterina di Franzi Foscari. Nel frattempo, però, parecchio è stato costruito a Venezia prima e durante il Dogado di Foscari. Bisogna considerare soprattutto e sotto tutti gli aspetti il grandioso palazzo eretto nel primo ventennio del secolo da Costantino Priuli, zio paterno di Maria Priuli Foscari, la prima moglie del Doge. Malgrado le trasformazioni successive, il palazzo offre ancora vari spunti per capire la sua genesi stratificata, almeno nelle linee generali. A tutta evidenza si tratta di una sopraelevazione di un fabbricato trecentesco più antico, di cui rimane il primo piano, al quale viene aggiunto un secondo più alto, con una forometria diversa e senza allineamento delle aperture, un terzo piano più basso. Il tutto forma un volume di dimensioni decisamente notevoli, ma con una facciata caratterizzata prevalentemente da una superficie muraria chiusa, come dimostra il foto di tocco su una fotografia vecchia, tolto tutte le aperture chiaramente identificabili come inserimenti successivi. La costruzione di questo palazzo Priuli deve avere impressionato i contemporanei, non già per il fatto della sopraelevazione, che è una cosa molto comune a Venezia, ma anche per la sua qualità architettonica. Infatti Marino Contarini, il committente della famosa Cadoro, ordinò nel 1431 di fare, e cito, tre pergoli, poggioli, della mia casa, del mio soler a basso, a modo di quello sede a casa fu d'esser Costantin de Priuli, quello se suso e il canton inverso San Zaccaria, fine citazione. Rifacendosi questa finestra angolare già dotata di un poggiolo.
figlio del procuratore Antonio Contarini, concorrente politico del nostro Francesco Foscari. Marino Contarini aveva sposato intorno al 1405 Sora Damorazzelle, erede, in quanto ultima esponente del suo ramo, di un palazzo riconducibile ad oggi Renier Zen e suoi fratelli Marino e Teofilo, sono il figlio di Cesare. Come molti altri esempi di palazzi romanici a Venezia, anche questa Carzen era arretrata rispetto al Canal Grande. Lo attesta un documento del 1398 in cui si parla di una terra vacua antistante verso Canal Grande. Questo palazzo romanico, di cui si è conservata anche la parte dei muri perimetrali verso ovest, Marino Contarini aggiunse un corpo di fabbrica di una composizione fortemente condizionata anche dal riutilizzo del vecchio palazzo che sussisteva nella parte posteriore. Non solo, venne reimpiegata anche buona parte della decorazione plastica romanica, talvolta ritagliata a seconda delle necessità e perfino integrata con pezzi di imitazione. Il risultato è una facciata plasmata da una straordinaria abbondanza scultoria in una policromia vivace non solo per via dei vari tipi di marmo, ma anche per le dorature che erano applicate sulle membrature vitralizie. Non è comprovabile una partecipazione del procuratore Antonio Contarini in questa impresa del figlio, anzi, nel suo testamento del 1441, Antonio, anche se nomina il figlio Marino come esecutore, non lo beneficia con i mobili che invece distribuisce tra gli altri figli e nipoti. Al primo piano, la Cadoro presenta una polifora basata su una variazione del traforo di Palazzo Ducale. Tuttavia, bisogna constatare che il Palazzo di Marino Contarini non era il primo esempio in cui fu ricorso a questo motivo. Intorno al 1414, infatti, il nobile Vido Canale del Fuggiacomo intraprese il rifacimento del suo palazzo in Campo San Polo e testando nel 1435 lo sottopose a un fideicommesso, cito: «Voglio che la mia casa grande da stazio messa in San Polo con le case da fazenti non si possa vendere né impegnarmi alienare alcun modo». Fine citazione. L'aspetto di Palazzo Canal è tramandato da una veduta di Canaletto. A parte le modifiche cinquecenteschi al piano terra, si riconosce una polifora quadrilobata al piano nobile e nel camerone a destra si scorge un fregio, magari pure formato da materiale di riutilizzo, non lo sappiamo, ma alla luce della cronologia è abbastanza chiaro che questo palazzo abbia influenzato la Cadoro. E ancora l'ultima dimora, di nuovo su Canal Grande, il palazzo di Fantin Michieli, morto nel 1434, predecessore di Marco Foscari nella carica di procuratore di Citra e suocero di Pierandrea Contarini, poi appiccato nel 1430 per aver aggredito il doge. Un palazzo di notevoli dimensioni, con addirittura quattro piani superiori. Spiccano soprattutto le finestre anulari con poggioli, motivo apparentemente ripreso dal Palazzo Friuli. Malgrado la ristrettezza del sito, il Palazzo Michele dominava questo tratto del Canal Grande fino al Settecento. Sorgeva a San Barnaba, nelle vicinanze immediate della casa di Lunardo Contarini, che come sappiamo da ieri era il padre di quella Lucrezia che sposa poi. E questo palazzo dei Contarini è quella costruzione piccolissima, dove a sinistra si vede Palazzo Michieli, poi altro Palazzo Michieli, e questa casa bassa, la terza da sinistra, era la casa Contarini, proprio una casa modesta in dimensioni, dopo Sergio Carezzonico. Dunque, prima della costruzione di Carezzonico, questo tratto era senz'altro dominato dalla mole grande di Palazzo Michieli. Ecco allora il panorama architettonico della Venezia Magna di Francesco Foscari. Nel 1453 il doge acquistò dalla Repubblica un grande palazzo romanico in volta di Canal, messo all'asta dopo le mutate vicende politiche. Chiamato nel documento del 1408 la Domus Magna Statio ad Urbis Turris, o carta patria Catus de Ca Justiniano,
Il palazzo fu costruito forse da Pantaleon Giustiniano, patriarca di Costantinopoli, morto nel 1286. Una tale datazione nel pieno 200 troverebbe anche un riscontro, appunto, nella tipologia con due torri. Possiamo immaginarlo, magari di aspetto simile alla Domus Magna della famiglia Barozzi a San Moisè. Secondo lo stesso documento, nel 1408, la facciata era arretrata rispetto al Canal Grande, un fatto comprovato anche dagli scavi eseguiti durante l'ultimo restauro. Bernardo Giustiniano il Fulchiero, un po' nipote del patriarca, rilevò nel primo 400 le quote di proprietà dei vari parenti, compreso anche una farnace retrostante. Su richiesta del Senato, il Giustiniano emette la dimora nel 1429 alla Repubblica, la quale la donò al Marchese di Mantova. In più, nel 1436 furono anche acquistate casette d'affitto situate, cito, in testa della terra boda o da corte della casa grande alla Stazio. Siamo pertanto di fronte a un conglomerato architettonicamente eterogeneo. Dopo aver acquistato questi caseggiati, il doge Foscari fa piazza pulita. Lo prendiamo da due lettere del giugno 54. Via la casa con le torri, via la fornace, via le casette. Nessun corpo aggiunto come la Cadoro, nessuna sopraelevazione di un vecchio fabbricato come Palazzo Priuli, nessun ricordo esplicito di una casa preesistente mediante il reimpiego di materiali scultoreo. D'altronde, perché Foscari avrebbe dovuto conservare dei ricordi? Non era un antico possedimento della sua famiglia, una dimora prestigiosa giunta per via di matrimonio, come il palazzo del Doge Zenghi diventato Cadoro. Di più, le vicende tormentate della casa delle due torri, regalata, confiscata, nuovamente regalata, erano ormai inscindibilmente legate alle tempeste politiche del dogano di Foscari. Nel frattempo, nel 1451, Niccolò e Giovanni Giustiniani, figli ed eredi di Bernardo Giustiniani, che aveva venduto la casa delle due torri alla Repubblica, avevano fatto erigere a fianco due palazzi gotici separati tra di loro. Inevitabili contrasti. In un atto del febbraio 54 parla della differenza che Giustiniani, cito, aveva con Eldrose, il che è molto comprensibile se si considera la discrepanza tra le loro case nuove, modeste, e quello che il doge stava per innalzare. L'accordo tra i fratelli Giustiniani si rivela fondamentale. Attesta che a pochi mesi dall'acquisto Foscari aveva un progetto pronto ad essere realizzato. I fratelli Giustiniani dovevano reagire e non vedersi adombrati, anzi usurpati, da nuovo arrivato. La loro stirpe, antica e prestigiosa com'era, era da secoli radicata in contrada di San Pantalone con più rami di famiglia. Decidono dunque di sopraelevare i loro due palazzetti nuovi con un altro piano chiamato nelle fonti Soler Grande, grande piano, il piano alto, seguendo in questo la configurazione altimetrica del progetto di Foscari, e di creare una facciata unica sviluppata in larghezza anziché in altezza, in grado di far fronte alla mole del doge. Da questa gara architettonica involontaria, in volta di canali, nacque dunque la grandiosa palazzata gotica, unica nel suo insieme, anche a livello europeo. Un'impresa che inaugura la lunga stagione del tardo gotico veneziano. Un esempio. Il palazzo di Polo Bernardo, coniato di una figlia di Francesco Foscari, di anni 60 e anche anni 70, quello di Girolamo Venghiera, che fu il procuratore Veneto nel 1488, o quello di Tomà Lipomano, nipote del doge Tron a Santa Fosca. Il più bello di tutti, il palazzo Pisani Moretta, fu iniziato nel 1481 per due fratelli Loredano, Giovanni e Marco, nipoti di quel Piero Loredano, sconfitto da Foscari nell'elezione dogana. Tutti volevano esserci, anche i cittadini ricchi non nobili, come i Mastelli a San Marciliano, i Pessina a San Cassiano, i Ridolfi a Santovaso. Ormai il traforo di Palazzo Ducale era diventato motivo architettonico
privo di connotazioni sociali e politiche. Oggi, purtroppo, sia Ca' Foscari sia i due palazzi giustiniani non si presentano più nel loro aspetto originario, già per l'aggiunta dell'infinità di poggioli nel Cinquecento. Duole soprattutto la perdita di un elemento centrale di quell'architettura gotica, l'intonaco. Sono conservati solo accerti del rivestimento originario quattrocentesco, dal finto paramento murario con losanghe bicrome, rosso, rosa, a rombi concentrici, un motivo che richiama evidentemente Palazzo Ducale. Ecco, questa foto di dettaglio di una finestra del cortile di Ca' Foscari si riconosce appunto questo l'accerto di affresco a fianco a una finestra. E l'esempio più antico di questo tipo di intonaco è giunto a noi. E si deve però arguire che anche i palazzi dei Giustiniani siano stati decorati nello stesso modo. Quello che contraddistinse veramente la dimora dei Foscari era il grande fregio che occupa tutta la larghezza delle polifere che abbiamo già visto ieri in due occasioni. No? A cavallo tra 5 e 600 fu rinnovato il prospetto sul cortile. Una trave al primo piano, messa in luce durante gli ultimi restauri, prova che la porzione ovest era in origine caratterizzata da una cosiddetta crozzola, ossia un braccio trasversale del portico, elemento tipico del distributivo gotico veneziano, ma non più adatto alle esigenze abitative dei secoli successivi. Come attesta il quadro, la scala scoperta enorme sopravvisse fino al Settecento, secolo in cui il collegamento verticale principale fu spostato in via definitiva all'interno del palazzo. Anche queste scale sono sparite, vittime degli adattamenti funzionali dell'Ottocento, secolo poco felice per la Ca' Foscari. Famoso il brano di John Ruskin: "When I was in Venice in 1845, this palace was a foul ruin, its great hall a mass of mud." Oltre la facciata, i muri, qualche solaio, ben poco rimane dell'epoca del Doge. Dopo una moltitudine di divisioni, rifacimenti, adattamenti funzionali, più o meno noti e documentati. C'è però un intervento importante. Quasi un secolo dopo la costruzione, Niccolò Foscari fu ferito, un discendente del Doge, si rivolse al famoso architetto Jacopo Sansovino, al quale affianca però un tale Gasparo Dalla Barba, di Treviso, per costruire, cito, quattro finestre e due porte in ommezzato a pei piani sopra il canton della sua casa, che guarda sopra il Canale Grande, il riello chiamato da Ca' Foscari, fine citazione. E grazie a queste indicazioni precise, non è molto difficile identificare le finestre con le nuove aperture rettangolari al pian terreno. Aperture che creano una salita accentuata tipica dell'architettura cinquecentesca, ma estranea all'impostazione originale della facciata gotica, con finestre ad arco ribassato per i magazzini. L'incarico all'architetto fiorentino non ebbe seguito. Poco dopo, lo stesso Niccolò Foscari e il suo fratello Alvise non chiamarono più Sansovino, ma Andrea Palladio per la costruzione della spinta di da a malcontenta. Grazie. Ecco, grazie a Jan Christoph Rosler per questo affresco che ci ha fatto appunto questo panorama architettonico, diciamo, della Venezia Magna di Francesco Foscari, ma anche come si è arrivati per gradi alla costruzione di questa domus di Francesco Foscari, che in qualche modo rappresentativa della famiglia, ma che la famiglia ancora non aveva, o almeno non aveva in questi anni. Va bene, allora proseguiamo la nostra mattinata. Questa seconda parte sarà tutta specifica. Abbiamo inaugurato con la relazione precedente relativa quindi all'arte, all'architettura, alla dimensione iconografica, simbolica appunto del Dogado Foscari.
E cominciamo con questa prima relazione da parte di Gabriele Mattino, Arte e Propaganda ai tempi di Francesco Foscari. Noi ci siamo conosciuti in un convegno relativo alla Scuola Grande di San Marco. Lui studia appunto queste realtà relative alla committenza, alla produzione artistica legata alle scuole grandi a Venezia, ma ovviamente poi studioso anche come dire, di Tintoretto, di Carpaccio, di altre cose appunto del periodo. Ricordo semplicemente che ha queste due guide pubblicate con Marsilio, Carpaccio a Venezia, anzi prima Arte, Fede e Medicina nella Venezia del Tintoretto 2018 con Cinzia Klestevich, e poi sempre Marsilio, Carpaccio a Venezia 2023, mi pare, con Patrizia Fortini Brown, e ha curato in questa collana Biella sulle parrocchie, sulle chiese veneziane, la chiesa e la parrocchia di San Polo, Roma Biella 2020. Quindi lascio la parola a Gabriele Mattino. Grazie Ermano, mi sentite? Sì. Ringrazio naturalmente l'Istituto e gli organizzatori per aver ideato questo convegno che mi pare sia stato molto interessante. Ringrazio in particolare Ermano per avermi contattato e invitato a presentare la mia comunicazione. Ho un bambino piccolo, mi è stata passata una tosse abbastanza fastidiosa questa notte, quindi mi scuso in anticipo se sarò un po' interrotto da dei colpi. Dunque, è prassi comune imputare al solo periodo napoleonico le colpe della distruzione di uno dei simboli più antichi e riconoscibili di Venezia. Mi riferisco a quel San Marco in forma de Lion che per secoli vegliò dall'alto delle porte delle città, delle colonne e dei palazzi pubblici, così della Serenissima come del Dominio Veneto. Meno nota è la cosiddetta leontoclastia cambraica, formula, come ben sapete, coniata da Alberto Rizzi, che in apertura del Cinquecento si abbatté sui leoni di terraferma, secondo modalità ed estensione direttamente correlate al variare del teatro di guerra e degli attori in campo. Tra i molti casi di cui si conserva memoria, vorrei oggi soffermarmi sulle vicende che segnarono la rimozione del leone andante di Bergamo, che, come è noto, un tempo si accompagnava all'effigie del doge Francesco Foscari. Collocato nel 1464 sulla facciata settentrionale del Palazzo Comunale in memoria dell'annessione al Dominio Veneto nel 1428, quello che vedete naturalmente è un'immagine attuale, il leone non c'è più in quanto, come vi dicevo, rimosso, e con ogni probabilità si trovava al posto della trifora aperta in facciata. Ebbene, il gruppo scultoreo rimase al suo posto fino al 1509, quando a seguito della disfatta di Agnadello, Bergamo cadde in mano francese. Era il 10 giugno quando il San Marco Grando, che era in piazza con quel dose in zenocchioni dorato, fu rimosso e inviato a Milano. A raccontarcelo è Marin Sanudo, che non manca nemmeno di annotare la fine ingloriosa riservata all'effigie di Foscari. Giunta in piazza a Milano, la statua finì infatti con un cetriolo in mano e uno in testa, mentre il saluto profetico dell'angelo Pax Tibi Marce Evangelista Meus, si aggiunse un ben più prosaico Dum Domo Nihil Habeat in terra firma. Ora, nonostante l'evidente intento derisorio, sarebbe un errore liquidare l'episodio come un momento di facile goliardia o di vandalismo. L'affronto a Venezia fu infatti ben congegnato e avvenne per sostituzione e sovrapposizione semantica, dove gli attributi del doge furono sostituiti da un ortaggio, per giunta connotato chiaramente in senso fallico. Non dunque un semplice sberleffo sulla piazza pubblica, ma la manipolazione consapevole dell'armamentario simbolico identitario del nemico, dove il capovolgimento di senso implica necessariamente la sua precisa conoscenza. In che modo venne a formarsi l'immaginario simbolico del potere della Serenissima? Quali le matrici rituali e culturali? Quali ancora gli espedienti retorici? E soprattutto che ruolo ebbe Francesco Foscari nella sua definizione, aggiornamento e diffusione in chiave espansionistica? Sono queste alcune delle tematiche che cercherò di affrontare nel breve intervento che vengo a esprimere. Ora, il gruppo scultoreo di Bergamo ricalcava l'esemplare che Foscari aveva fatto scolpire a Bartolomeo Bon per la Porta della Carta di Palazzo Ducale,
perno visivo ideologico di quella porta Rial, per citare Jacopo da Bizzotti e Guidi, della quale Foscari e Leone Marciano sorvegliavano l'accesso al cuore politico della città. Distrutte nella loro quasi totalità dalla furia giacobina, l'immagine più antica delle due statue in sito si trova nella processione in piazza San Marco di Gentile Bellini, opera delle Gallerie dell'Accademia, di cui ho piacere di annunciare il recentissimo completamento del restauro sostenuto da Save Venice, talmente recente che, come vedete a schermo, abbiamo ancora l'immagine dell'opera prima del restauro. Avrò comunque modo di farvi vedere dei dettagli invece dell'opera restaurata, la cui luminosità è davvero incredibile. Ora, la tela è tra le più note del tempo e già molto si è scritto sul suo valore documentario, anche in riferimento alla presenza dell'oro che in origine ricopriva le nervature dei trafori gotici della Porta della Carta, creando un effetto visivo di transizione tra la cappella e il Palazzo del Principe. Meno discussa, ma a mio avviso altrettanto rilevante, è la questione relativa all'uso dell'oro nella figurazione del partito architettonico della porta. Ed ecco uno dei dettagli dell'opera restaurata. Come nel caso di Bergamo, allo stesso modo nel telero di Bellini l'oro ricopre il corpo del leone e buona parte della figura di Foscari, segnatamente il manto e il corno damascati. Di particolare interesse è poi la doratura riservata alla figura allegorica della giustizia, assisa sul pinnacolo sommitale della porta, direttamente in asse con il doge e il leone. Ora, anche in questo caso si osserva un utilizzo estremamente calibrato dell'oro, limitato com'è alla corona, alla fodera della veste e al trono salomonico, tanto da creare un forte legame con il gruppo sottostante, soprattutto per quanto riguarda le coppie corno-corona e leone-marciano-trono-leonino. Quindi, in tutta evidenza, la giustizia di Bartolomeo Bon, e quindi per estensione la virtù cardinale che essa rappresenta, gioca un ruolo di primo piano nel processo di autoglorificazione del doge, dove l'esercizio del buon governo appare garantito da Foscari stesso, giusta naturalmente l'investitura di San Marco, ma questa è questione che discuterò a breve. È noto che la giustizia della Porta della Carta aveva il suo precedente tipologico nella trecentesca Venezia, la sovrana dell'Adriatico, accomodata su un trono salomonico, nella facciata nord-ovest di Palazzo Ducale, la cosiddetta facciata della giustizia. Certo è che le politiche espansionistiche di Foscari non potevano limitarsi solo ai triati, come pare che sia stato ben chiarito oggi, e a tal riguardo ritengo utile spendere qualche parola sul rapporto tra la scultura di Bartolomeo Bon e il particolarissimo rilievo della giustizia che decora il capitello angolare a sostegno del giudizio di Salomone. Non mi soffermerò oggi sul giudizio di Salomone, è già stato ampiamente discusso, mi interessa di più invece andare ad analizzare come l'iconografia della giustizia e quello che essa vuole rappresentare viene a svilupparsi e dialoga con parti decorative poste attorno alla Porta della Carta. Ora, se le ingiurie del tempo non hanno preservato gli attributi che in passato reggeva in mano, ben leggibili rimangono invece i due leoni su cui è accomodata, così come le ali aperte dietro la schiena e la corona. Nell'insieme questi elementi la caratterizzano non come una semplice figura allegorica della giustizia, né solamente come quella in formazione di Venezia, ma con ogni probabilità come la Vergine Astrea, dea imperiale della giustizia. Apro qui una parentesi per sottolineare come non sia un caso se di lì a poco il tema sarebbe ricomparso in uno dei pennacchi della Scala dei Giganti, culmine visivo dell'asse cerimoniale che aveva inizio proprio con la Porta della Carta. E chiudo parentesi. Dunque, narra il mito che Astrea abbandonò la Terra durante il periodo di massimo decadimento del genere umano, l'età del ferro, e che il suo ritorno, preconizzato dalla Sibilla Cumana nella quarta ecloca di Virgilio e quindi riteorizzato da Dante nel De Monarchia, avrebbe segnato il risorgere dell'età dell'oro e della pace universale. Quindi la presenza di Astrea sul capitello e il suo riflettersi sia morfologico, vale a dire di tipo iconografico, ma anche di senso, nella figura della giustizia sulla sommità della Porta della Carta e ancora per estensione con la figura del doge sottostante, non fa che rafforzare la glorificazione di Foscari, quale Dux Augustus, legittimandone l'azione riformatrice in funzione proprio espansionistica e in qualche modo dal punto di vista iconografico anche in funzione imperiale. E questa è la chiave di lettura per affrontare anche la medaglistica associata a Francesco Foscari, il cui immaginario si sviluppa nuovamente e direi necessariamente proprio in senso imperialista.
Nota attraverso l'esemplare di Antonello Grifo, è stata mostrata anche ieri, la medaglia di Foscari conserva e fa proprie tutte le caratteristiche della numismatica romano-imperiale. Sul dritto troviamo il doge di profilo, esattamente come nei precedenti classici. E l'effigie fu, con ogni probabilità, desunta dal ritratto di Lazzaro Bastiani, dove la resa fisionomica di Foscari risulta fortemente controllata nella volontà, come ben evidenziato da Denis Romano, di dare risalto all'immagine pubblica del doge in quanto istituzione e non in quanto individuo. Questo è un passaggio fondamentale per questo tipo di immagine che vi prego di tenere a mente perché ne ridiscuteremo. Sul verso prende posto la figura allegorica di Venezia, diretta discendente della dea Roma delle monete romane imperiali, la quale, come notava un tempo David Rosand, si presenta come un modello perfetto e ideale adatto ai bisogni propagandistici del doge Foscari. Eppure l'elaborazione iconografica non si limita a questo unico riferimento, ma è ottenuta attraverso il sedimentarsi di diversi spunti, così iconografici come di senso. Tra questi andrà perlomeno citata la raffigurazione della dea Cibele su una serie monetale di Faustina II coniata nel II secolo d.C., dove la dea non solo prende posto su un trono affiancato da due leoni, ma è anche accompagnata da una leggenda che recita Matri Magne. Converrete tutti che difficilmente l'iscrizione Venezia Magna nel verso della medaglia di Foscari potrà essere derubricata a mera coincidenza, né diversamente andrà interpretata la figura di Venezia seduta sul trono leonino, la spada brandita con una mano e lo scudo con l'altra, se non come un vero e proprio manifesto delle ambizioni di Foscari. Una Venezia, quella immaginata per Foscari, che non a caso si mostra battagliera, aggressiva, forte, tanto che il motivo iconografico parrebbe trovare la sua genesi nell'allegoria della fortezza che ben si adatta proprio al progetto espansionistico del doge. Ora, l'uso di immagini con connotazioni imperialiste, sono sempre in relazione in questo caso all'iconografia, riemerge anche nella maniera in cui alcuni degli elementi chiave dell'iconografia ducale, originariamente sviluppati nell'ambito numismatico, furono adottati su scala monumentale nella Porta della Carta. È il caso del Ducato d'Oro coniato per la prima volta nel 1284 sotto il dogado di Giovanni Dandolo. Debra Pincus ha chiarito in più occasioni come la controllatissima iconografia del ducato veneziano fu influenzata dal rituale dell'attribuzione del potere, con il Cristo ascendente e trionfatore a legittimare l'investitura del capo di Stato veneziano per il tramite di San Marco, quasi che il principe, e da notare Francesco Sansovino in un noto passaggio, partecipasse del sacro. Nella sua iconica asciuttezza, il ducato aveva il compito di mettere in immagine la cerimonia di consegna al doge del Vessillum Domini Marci, un rituale che si teneva nella Basilica Marciana e che aveva come obiettivo l'attestazione dell'origine mistica dell'autorità dogale, nonché il suo ruolo di mediatore tra la città e il suo santo patrono. È così che anche nel Ducato d'Oro di Foscari la figura del doge si inginocchia davanti a quella dell'Evangelista, le mani si stringono sullo stendardo in un passaggio visivo che sintetizza il conferimento del potere al nuovo Dux, e Dux naturalmente il modo in cui viene appellato Foscari, lo vedete scritto proprio nel mezzo della medaglia tra i due volti, non è la prima volta ma è naturalmente una sottolineatura. Ora, a mio avviso, è questo il portato ideologico che istituisce la strutturazione di senso del gruppo marmoreo della Porta della Carta, fatte però alcune debite distinzioni. Se infatti nel ducato il processo di attribuzione divina del potere è mostrato in atto, per sempre sospeso nell'attimo della consegna, nella versione marmorea il doge ha già ricevuto lo stendardo. L'investitura è già avvenuta, il vessillum è già parte integrante dell'immagine pubblica di Foscari. Inoltre, lontanissimo dalla figurina stereotipata del ducato, ma nemmeno assimilabile al dipinto di Bastiani, il ritratto a tutto tondo di Bartolomeo Bon appare fortemente caratterizzato, quasi impietoso nel descrivere le rughe che solcano il volto appesantito dagli anni. Sulla Porta della Carta, in altri termini, si assiste a un capovolgimento della tradizionale iconografia ducale, dove il primato dell'ufficio cede il passo alla glorificazione dell'individuo. È esattamente il processo inverso di quello che abbiamo notato con il ritratto di Bastiani. Questa rielaborazione della messa in scena delle insegne del potere trova il suo fulcro semantico nel libro del Leone Marciano.
Spetta ancora a Pincus l'aver rielaborato la questione sulla comparsa della scritta Pax Fidei Marcia Evangelista Meum sulla porta della carta. Che si tratti o meno della prima ricorrenza nella ritrattistica ducale, a mio avviso poco conta. Ciò che davvero conta, come sottolineato di nuovo da Romano, è che questa è la prima occasione in cui essa viene utilizzata su scala monumentale, per giunta a coronamento della via Triunfalis di Foscari. Ora, del profetico saluto si hanno tracce fin dal Martirium Santi Marci Apostoli di Simone Metafraste, eppure nel contesto veneziano esso si carica di un portato simbolico capace di evocare uno dei miti fondativi più rilevanti della Serenissima. Il riferimento va alla predestinatio Santi Marci, che, attraverso una manipolazione tutta veneziana della geografia marciana, narrava di come sull'isola di Rialto a Marco fosse stato vaticinato il ritorno a Venezia a seguito del martirio in Egitto. La predestinatio permetteva quindi di inserire la Repubblica all'interno di un disegno divino preordinato e, per estensione, garantiva Foscari la legittimazione del suo dogado e delle sue politiche espansionistiche quali strumenti atti al compimento di un destino, o se volete, al ritorno di un'età dell'oro alla quale Venezia era stata chiamata direttamente da Dio. Di fatto, le sovrapposizioni di senso insite al gruppo scultoreo ideato per la porta della carta lo trasformarono in breve tempo nel simbolo più potente del potere veneziano, a maggior ragione nei territori del dominio dove si meritò il posto d'onore sulle porte della città, sulle colonne e le facciate dei palazzi pubblici. Siamo ritornati, lo avrete capito, a Bergamo, a quel 1509, quando un monumento del tutto simile a quello della porta della carta veniva rimosso dal palazzo pubblico. Artefice della sua collocazione nel 1464 fu con ogni probabilità il doge Cristoforo Moro, uomo ben conscio sia del valore simbolico del gruppo scultoreo, sia della propaganda imperialista alimentata da Foscari, tanto da far coniare delle medaglie dove il suo ritratto corrispondeva nel verso una Venezia Magna direttamente desunta dall'esemplare del suo predecessore, ovvero dall'esemplare fatto fare per Foscari. Le cronache descrivono nel dettaglio la rimozione e il trasferimento del leone marciano da Bergamo a Milano nel 1509. C'è chi, nascosto tra la folla, nel vedere il leone andarsene esclamò a gran voce «El va a Milan perché presto sarà signor de Milan». Esclamazione che indispettì non pochi francesi che, pur cercando in maniera abbastanza dettagliata in mezzo al pubblico, non riuscirono ad acciuffare col primo. Ciò detto, è chiaro che agli occhi dei bergamaschi il leone marciano, anche nella sua forma scultorea, incarnava a tutti gli effetti Venezia, il suo potere e il suo dominio. In un'altra occasione il popolo si spinse perfino ad attribuire al leone dei poteri divinatori. Correva voce che nel tentativo di attraversare il fiume Adda, il carro che lo trasportava si capovolse senza però che il leone ne soffrisse, anzi Sanudo annota che San Marco cascò in piè e forma l'augurio per i francesi. Direi che è difficile qui capire fino a dove si spinse l'immaginario del popolo o ancora quanto attribuire alla propaganda veneziana nel riportare un evento che riservò al leone e quindi per estensione a Venezia il favore divino. E apro però una breve parentesi perché in questo caso vengono in mente i segni che segnarono il terremoto del 26 giugno 1511 con un giglio in marmo finito a testa in giù e un San Marco rimasto saldo al suo posto. Metafore, lo confesso un po' spicciole, eppure rivelatrici delle sovrastrutture culturali della società veneziana del tempo. E poi chiudo la parentesi. Sia quel che sia, all'arrivo a Milano fu proprio la predestinazio professata dal leone a essere presa di mira dai francesi. Ciò che più sorprende è che a nessuno dei presenti venne in mente di metterla in discussione, tanto il messaggio era ormai radicato nella coscienza collettiva, anche quella del nemico. Ma si decise invece di controbattere al saluto profetico con una frase volta a circoscrivere l'area d'azione di Venezia e del leone. Ovvero si rispose alla propaganda con altra propaganda. E non si può fare a meno qui di citare in questo caso la grande guerra veneziana di Albrecht Altdorfer, dove appunto la propaganda imperiale raffigura il leone di San Marco quale simbolo di Venezia che fugge a gambe levate tra le acque della laguna mentre la terraferma brucia. Alla statua di Foscari andò molto peggio, finito tra l'ilarità generale con un cetriolo in testa e uno in mano.
L'accanimento sul Vessillum Santi Margi è quello che più colpisce, non fosse altro perché l'oggetto del dileggio è il simbolo del favore divino nei confronti di Venezia la Giusta, ragione stessa dell'indipendenza del popolo eletto da Dio. La pervasività del messaggio insito nel gruppo scultoreo della Quadra della Carta, vale a dire la forza della propaganda imperialista per immagini messe in atto da Foscari, aveva finito per offrire il fianco al nemico, consentendo di usare un semplice cetriolo per negare l'origine stessa del potere politico veneziano. Chiudo, e prometto che sono in chiusura, chiudo questo intervento con un'immagine a corredo di un piccolo pamphlet in difesa di Venezia dato alle stampe nel 1509, proprio nei giorni che seguirono la disfatta di Agnadello e proprio nei giorni che precedettero, seguirono a breve, la rimozione del Leone Marciano e dell'effigie di Foscari dal Palazzo Comunale di Bergamo. L'eccezionalità di questa silografia sta nella sua capacità di mettere assieme, aggiornandolo, tutto l'armamentario propagandistico inventato per Foscari. Dal doge seduto in trono sull'esempio di Venezia Magna, al vessillo con il leone marciano e il libro che si riflette nel leone accovacciato a terra, proprio ai due lati del seggio sapienziale, per finire con le quattro virtù cardinali, giustizia, fortezza, temperanza e prudenza, a sintetizzare quelle della Porta della Carta, già virtù nobili del principe Foscari, sosteneva Francesco Sansovino, e qui elevate a immagine dell'esemplarità morale di Venezia. Vi ringrazio. Grazie a Gabriele Matino per questa appunto relazione, questo interessante richiamo a questa simbologia imperiale e quindi anche a questa ideologia imperiale, che come dire, lascia spazio a diverse interpretazioni, anche sentendo poi le relazioni di stamattina sulla superbia di Venezia, su questo ottimismo, su questo eccetera eccetera, è interessante che questa elaborazione, poi magari su cui magari potremmo anche ragionare, questa elaborazione in senso imperialistico avvenga in un momento, quindi questa sorta di Venezia altera Roma in qualche modo, avvenga in un momento in cui un altro celebre personaggio, che è il Cardinal Bessarione, ovviamente ragionando su tutt'altro contesto, però come dire, definisce Venezia alterum Byzantium. E quindi come dire, c'è anche da ragionare su questa immagine, su queste immagini. Quindi grazie per questa relazione. E chiamerei adesso al tavolo Antonio Foscari. Anche in questo caso, relativamente al relatore, direi che è veramente superflua una presentazione. Docente di storia dell'architettura allo IUAV di Venezia, uno dei massimi studiosi internazionali di Palladio, ma direi di architettura rinascimentale veneta e veneziana, con moltissime pubblicazioni alle spalle. Se posso cito semplicemente L'armonia e i conflitti assieme a Manfredo Tafuri, questo libro pubblicato da Einaudi nel 1983, ma poi Andrea Palladio, Ambil Venice del 2010, Tumult and Order, Malcontenta, 1534-1534-2012, Vivere con Palladio nel 500 del 2020 e recentissimo Palladio e il Palazzo Ducale, Venezia 2021. Quindi lascerei la parola, appena tanto il PowerPoint, al professore Antonio Foscari. Il titolo è La spada, la bilancia e le arti. Ma è un titolo che ho cambiato quando ho capito che altri avrebbero, perfetto, che mi limiterò alle arti. Perfetto, allora ci dirà lei il titolo. Che altri avrebbero con tanta competenza trattato di spada e bilancia. Perfetto. Come quasi due simboli di governo, la forza e la giustizia, mi è parso opportuno di non ripetermi perché... Benissimo. Allora, quest'ultima parte, le arti. E fare un po' più l'architetto che non lo storico. Comincerò da Lodi e terminerò a Lodi. Questo breve excursus.
Dico a Lodi perché a Lodi il Foscari era insieme a Mocenigo il giorno in cui Mocenigo poi viene eletto doge. Erano insieme a Lodi per una vasceria presso l'imperatore Sigismondo, molto debole in quel periodo e quindi interessante per un eventuale espansionismo veneziano, e Giovanni XXIII, allora Papa, poi declassato ad antipapa. Per spiegare le aperture di questo personaggio. Questo mi serve a dire che quando Tommaso Mocenigo scrive quel testamento, così viene chiamato, in cui scongiura i patrizi veneziani di eleggere il Francesco Foscari, lo conosce bene. Lo conosce bene, e vorrei aggiungere un'ipotesi che lascio ad altri più competenti di chiarire, perché io credo che Francesco Foscari fosse molto influenzato dalla politica del doge Michele Steno, perché è quello che ha dominato la scena veneziana nel tempo della sua formazione culturale e politica, cioè fra gli anni 10 e 20. È una figura che è quasi sparita dagli storici, in parte in qualche modo esorcizzata dalla stessa cultura veneziana perché autoritario, e che però aveva portato per primo la grande espansione di Venezia nel suo entroterra, aveva portato l'intelligenza veneziana verso un orizzonte che prima veniva certamente tenuto d'occhio, ma non era considerato così acquisibile alla propria stessa identità. Quindi, immagino, per fare un po' di cinema, in quell'incontro lungo durante le ambasciate, quando si passano le giornate aspettando che capiti qualcosa, certamente il Mocenigo aveva capito qual era, dico, il furore intellettuale di questo giovane, che certamente era abile politicamente, cioè io trovo che è un uomo sostanzialmente un uomo politico. Anche tutte le operazioni militari sono operazioni politiche, anche se lui sulla sua tomba si fa rappresentare il Gisan, cioè dormiente, con la spada a fianco, cosa che credo non frequente nella iconografia delle tombe dogali. Quindi ha ragione il Mocenigo di dubitare fin dall'inizio della visione del Foscari. Per non dire, Mocenigo poi comporterà lui stesso delle ulteriori espansioni del Ducato veneziano, ma era proprio l'impostazione ideologica che probabilmente il Foscari aveva già acquisito e sulla quale non ho molte conoscenze perché non so i passaggi della sua formazione politica. Quando muore Mocenigo, avrebbe potuto vincere il coetaneo del Foscari, è singolarissimo che siano proprio praticamente con pochi mesi di distanza di età l'uno dall'altro, il grande guerriero marittimo, il Pietro Loredan, creando quella faida, quella letteratura, che non è tanto fra le due persone, ma continua a pensare fra le due visioni politiche. Il Foscari si avvantaggia, come tutti si sa, io credo, senz'altro dall'appoggio di quelle famiglie più povere che nella sua qualità di procuratore di San Marco lui aveva avvantaggiato, creandosi già una piattaforma elettorale all'interno del Maggior Consiglio, ma probabilmente anche di quella cultura, di quell'economia di guerra che con lo Steno era iniziata e che comunque con il Mocenigo non si era estinta. Due basi elettorali del tutto anomale nell'ordinamento della Repubblica Veneziana che gli garantiscono un successo contro un eroe marittimo e contro l'opinione del doge uscente, che probabilmente sapendo, avendo compreso che questo scontro vi sarebbe stato, scrive che non sia, e invece questo viene eletto doge. Questo per mettere Lodi come punto di partenza del discorso. Poi ripiego su quello che era il primo titolo di questo convegno, su cui per lavoro avevo pensato un pochino di più, per dire Foscari e le arti, un tema che oggettivamente nessuno di questi interventi che ho apprezzato infinitamente, che sono stati fin qui, ha in qualche modo affrontato, perché non è un tema possibile. Cioè, è molto affascinante, ma non è possibile, perché l'arte non è uno strumento, è uno strumento politico essa stessa, ma una facoltà di espressione che al doge non è consentita.
Mi preme sottolineare, per spiegare la particolarità del personaggio di cui ci occupiamo, di come il Foscari riesce in qualche maniera a deludere anche in questo campo questa riserva mentale e culturale, prima ancora che politica, della società patrizia veneziana. Se Paolo Uccello può intervenire nella chiesa di San Marco, è perché lui è capo della chiesa di San Marco, qui oggi è contemporaneamente capo dello Stato e della Chiesa, e comunque agisce attraverso il nipote che fa nominare Quimicerio, il figlio dello zio Franzi che aveva tanto concorso alla sua elezione. Se fa arrivare Andrea del Castagno nella chiesa di San Zaccaria è perché San Zaccaria è ius patronato dogale e lui ha messo la sorella come badessa dello ius patronato dogale. Certamente conosce Michelozzo, perché quando credo il personaggio più significativo nel campo dell'architettura, perché quando Cosimo de' Medici è esule da Firenze e viene ospitato nel convento di San Giorgio, è in un luogo che è lo spatronato dogale, un luogo che è conteso a Francesco Foscari da Condulmer, Papa Eugenio IV, che essendo Papa, per non smettere questo confronto con questo suo antagonista ideale, non ha mai dismesso il titolo di abate di San Giorgio, quindi nella stessa isola c'era un abate che era Papa e un spatronato che era doge. Però ha conosciuto Michelozzo e Vasari dice che Michelozzo ha fatto altre cose in Venezia che non si sappiano, che non si sanno, oltre la stupenda biblioteca medicea che ha costruito nell'isola di San Giorgio, di cui non c'è più traccia, ma quasi una replica nella biblioteca della stessa tipologia architettonica che Michelozzo farà a Firenze nel convento di San Marco. E avanti così, si potrebbe arrivare fino alla fine, perché dopo la caduta di Costantinopoli si parte una ristrutturazione della chiesa di San Zaccaria, che era appena stata restaurata, e per rivendicare Venezia il titolo di erede morale della civiltà bizantina. Ed è una tipologia che ha una parte finale a pianta centrale, ma non entriamo su questo. Quindi volevo dire che è impedito ad un doge una manifestazione pubblica come è l'arte, e che se qualcosa si sarebbe potuto dire, ed era su questo che mi ero esercitato su questo tema, avviene, come dire, con sotterfugi, che sono anche questi espressione di un temperamento, di un'abilità politica dell'uomo di palazzo, quale lui è, contrapponendosi all'uomo dell'impero marino, se sia possibile soprattutto rimodulare le mie con quale era Pietro Loredano. Quindi tutta la cultura ottocentesca ha violentemente, come dire, drammatizzato in termini umani quello che probabilmente era in quei tempi, di fronte a un problema umano, sì, diventava anche un problema umano, ma erano problemi di visioni politiche contrapposte, cose di maggior dignità. E direi questo fino alla fine della vita del doge Foscari. È sempre un problema politico. Faccio un passo indietro perché voglio chiedermi, tornando a Doge Mocenigo, come abbia deciso l'estensione del Palazzo Ducale. L'ala occidentale che porta il nome del suo successore, cosa che evidentemente Mocenigo non avrebbe per nulla gradito, è stata decisa da lui in sostanza, perché esisteva un divieto di alterare la configurazione del palazzo come era stata conclusa nell'epoca del doge Gradenigo. Richiamo la vostra attenzione sul palazzo, perché le tre fasi cruciali del palazzo dopo il castrum bizantino, che curiosamente non è stato ben ricostruito e che secondo me doveva avere delle qualità formali, perché se da Bisanzio giunge un architetto per fare la cappella, penso che una consulenza bizantina l'avrebbero potuto fare anche per il castrum, ma evidentemente siamo un po' troppo lontani nel tempo, le tracce sono troppo cancellate per avere delle idee chiare. Mi sono esercitato, ma mi confondevo durante questa ricerca. Ma le due battute successive sono due formidabili trasformazioni, cioè
rivoluzioni culturali. L'una è nella seconda metà del XII secolo e ha come protagonista Lozziane, l'ultimo doge che scappa come tribuno verso la parte arretrata, viene assassinato dalla folla, nessuno può più voler fare il doge. Questo imprenditore ricchissimo e geniale accetta di fare il doge a una sola condizione, di essere regolarmente eletto con un normale procedimento elettorale, introducendo così nell'ordinamento della Repubblica il concetto che il doge è una magistratura dello Stato, non ha un potere autonomo, ha un potere derivato dal maggior consiglio, è una magistratura. Lozziane, che pure farà dei lavori fondamentali, manterrà la sua dimora in quello che è una delle postazioni forti arretrate dove probabilmente stava l'antico Dux, nel castrum bizantino. Lozziane fa un'operazione straordinaria, amplia infinitamente lo spazio di fronte alla chiesa di San Marco, creando una platea e circondando questa platea di botteghe, cioè una piazza che assume la funzione anche di centro commerciale, cioè fa una struttura per accogliere di fronte al luogo del suo potere politico l'intera, virtualmente l'intera popolazione di Venezia, cioè la convoca nell'ambito del potere, definendolo con delle porte, ci sono delle misure di precauzione, ma definendolo architettonicamente con un concetto all'antica. In terra, cioè riempie di terra, tutta quella darsena che si sviluppava sul lato occidentale del palazzo di San Marco, quindi addirittura porta il popolo, è altissima la civiltà dei comuni, proprio attorno al luogo del potere, dove prima era l'acqua che impediva a chiunque che non arrivasse in barchetta di avvicinarsi al castrum. E al di fuori del muro meridionale, quello che si affaccia su Bar, crea un palazzo comunis, il palazzo del comune. Voi per avere un'idea di questo dovreste pensare, io ho perso il materiale che avevo preparato, quindi quello che ho oggi è un po' raffazzonato, come quello che Padova farà dopo pochissimi decenni, proprio in concorrenza di Venezia, facendolo anche più grande di quello di Venezia, cioè una grande sala circondata da un portico, soprattutto verso il bacino di San Marco e nella breve testata verso il Prolo occidentale. Quindi una riforma costitutiva, la rimodellazione del concetto del palazzo equivale a una riforma costituzionale radicale, cioè l'avvento di un doge inteso come magistratura, una struttura, il palazzo della ragione si sarebbe detto, il corpo decisionale assume una sua dimensione fisica, presenza fisica nell'ambito del potere ma fuori del muro, con un porticato che dimostra confidenza con il popolo, perché è indifendibile un palazzo della ragione e coperto da una volta di piombo come quello padovano. Il passaggio successivo, che è la costruzione del blocco meridionale del Palazzo Ducale, evolve questo concetto ed è a seguito della cosiddetta serrata del Maggior Consiglio, che è in realtà una ridefinizione della concezione costituzionale dello Stato proposta dal Palazzo Comunis eretto ai tempi del Doge Ziani. Viene allargato notevolmente il numero delle case che vengono, delle casate, delle famiglie che verranno a far parte di questa repubblica oligarchica, e nello stesso tempo chiuso il numero. La storiografia nella letteratura si riduce l'attenzione sull'allargamento e la fissa sulla chiusura, con una logica, come per dire, molto critica rispetto alla costituzione di una repubblica oligarchica. Ora, questa maggior sala avrebbe occupato lo spazio per ingrandirsi e per sfruttare le antiche fondazioni, cosa sempre indispensabile nel procedimento edilizio veneziano, della sala preesistente più le logge, così che è ingrandita.
e sale di un livello, quindi smentisce e supera la Palazzo della Ragione di Padova, per così dire, che gli faceva concorrenza. Restano le logge dove erano il primo piano e la sala, come fosse un oggetto sacralizzato, anche viene portato alto nel cielo e solitario. Il dibattito all'epoca del dogado del Mocenigo era di ampliare il palazzo sul lato occidentale. Ora, il Maggior Consiglio aveva deliberato una multa pesantissima, mi pare, per chi avesse soltanto portato questo problema al dibattito e all'elezione nella sala del Maggior Consiglio. Per quale ragione? Probabilmente perché il costo era particolarmente elevato. Non si sa bene perché, perché l'operazione era audace e estremamente successiva, perché era una geniale banalità, tant'è vero che oggi, vedendo il palazzo, ci sembra che sia stato concepito così. Questo allargamento della facciata trecentesca era sostanzialmente non un'invenzione architettonica, il tema era l'allargamento. Dovete tener conto che la sala elevata alla quota del Maggior Consiglio non avrebbe avuto accesso che dalla sala del Maggior Consiglio, quindi solo molto più avanti sarà usata come sala dello scrutinio, non era veramente necessaria. Eppure il Doge paga l'ammenda e non avrebbe certamente desiderato, ma scongiurato, che a realizzare quest'opera sarebbe stato il successore che lui proprio sollecitava ai cittadini veneziani, i patrizi veneziani, di non chiamare il Senato. A questo punto comincerò a commettere errori. La mia è venuta fuori una mattina. Questo è il ritratto che appare nella sala del Maggior Consiglio di cui parliamo e questa è l'operazione che capita al momento del... Credo che pochi, vedendo il palazzo, hanno capito, le fotografie in questo caso aiutano. Dovute fare perché avevo perso il materiale, ma è tutto pieno di impalcature, pulire queste immagini dall'impalcatura è stato uno sforzo. Voi vedete che è un passaggio fondamentale questo. Che cosa significa ampliare il palazzo? Come mai questa decisione presa in extremis del Doge Mocenigo, quando muore, viene poi portata a compimento da parte del Doge Foscari? Beh, prima di tutto per non contraddire una decisione presa dal Maggior Consiglio e comprata, per così dire, pagando con una grande multa dal suo predecessore. Ma chiediamoci se anche questa, che sembra innocua dal punto di vista figurativo, perché replica un partito di facciata preesistente, non abbia delle implicazioni di carattere costituzionale. Questa è la domanda che mi sono posto ed è il mio tentativo di collegarmi alle stupende relazioni di prima con un'argomentazione, come dire, politica più che non architettonica di queste vicende. È evidente, a me pare, che l'ampliamento del palazzo, questa dilatazione, enfatizza il ruolo urbanistico del Brolo, ma soprattutto mi sembra evidente, cioè da queste immagini, offusca l'idea sovrana del volume quasi elevato nel cielo da queste logge del Maggior Consiglio. La figura stessa del Maggior Consiglio, come quella del Doge, è prigioniera dell'immagine complessiva del palazzo. In questa la figura, come si dice, sovrana del Maggior Consiglio è anche questa inglobata in un'immagine globale di palazzo, perde la sua evidenza. Che questo sia intenzionale per rendere lo Stato, a dare allo Stato un'immagine unitaria e in un certo senso indirettamente quella del Doge, quella di punta di questa piramide, io credo che possa essere una cosa interessante da valutare. Ma l'altro aspetto che a mio modo di vedere è estremamente interessante è che comporta una ridefinizione del lato, dell'originario lato occidentale del castrum, quello che nell'immagine superiore è rappresentato grigio così. Lì era la loggia ad iurem redendum, la loggia dove, secondo la tradizione antica,
i magistrati rendevano giustizia coram populi, ecco la costruzione della piazza che trova un'ulteriore giustificazione, perché in mancanza di un corpo legislativo scritto era il consenso popolare che dava la definitiva legittimità delle, in tutte le città del dominio di terra. Venezia terrà sempre in funzione la loggia concepita così. Diciamo tutte, quella di Palladio, seppure monumentalizzata, è ancora una loggia aperta al pubblico e così viene praticata la giustizia dei pretori, che sono della figura con la spada e la bilancia come strumento di governo. Strumento di governo prezioso perché serve anche a bilanciare i possibili contrasti fra la residua nobiltà feudale e il popolo, privilegiando gli uni o gli altri secondo la stagione politica. Orbene, lì su quel lato sorgeva la loggia Ad Iuram Redemptorum. Era una loggia non come in certe ricostruzioni della storia del Palazzo Ducale, purtroppo non è mai stata elaborata perché richiede probabilmente delle multiple competenze, connotata all'epoca di queste lavore da 8 stupende colonne che vengono smontate e rimontate ai piedi del ponte di Rialto, dove si forma una loggia per i patrizi veneziani. Io mi interrogo come abbiano interpretato i veneziani un'operazione di questo genere, perché abituati di vedere dietro quelle 8 colonne dei magistrati giudicanti, vedono astrattamente, ideologicamente, in quella loggia i patrizi come mercati magistrati che giudicano il mercato. Comunque è un trasferimento di un dato simbolico, aderente a quello che è il Palazzo dei Camerlenghi, che costituisce per i magistrati un posto in cui ritirarsi e in cui i prigionieri, tant'è vero che sotto il Palazzo dei Camerlenghi c'è ancora il carcere. Quindi l'estensione dell'ala Palazzo Ducali comporta in Venezia la rimozione dell'esercizio pubblico della giustizia. Questo mi sembra un aspetto costituzionale significativo. La giustizia viene portata dentro il palazzo. Dove? A livello delle logge. Ecco qui, voi vedete che all'interno delle logge, su quel lato occidentale, non c'è nessun vano. Sono ricostituite delle logge interne, dove i magistrati siedono, quello sulla parte destra dell'immagine, virtualmente il pubblico sta nella loggia esterna, quella del palazzo. Ecco, questo inglobare la giustizia all'interno del palazzo mi sembra un tema su cui riflettere, su cui io non so dire null'altro, se non dare un segnale che questo è l'esito di questa operazione architettonica. Naturalmente sul loggiato vengono messe 2 colonne rosa per dire che anche il patrizio può essere impiccato, ma c'è una simbologia, ma c'è una sottrazione di potere al popolo. Ora, che questa venga fatta dal doge che nella promissione dogale che firmerà, ma che lui stesso aveva corretto, aveva eliminato la figura dell'arengo, mi pare una sottrazione di diritti al popolo. E però anche una separazione di classi nel popolo, forse mi spingo un po' troppo avanti, ma è per porre a voi delle domande che io vi propongo, perché in sostanza vengono introdotti nel palazzo i cittadini, cioè tutto il livello delle logge è percorribile dai cittadini, perché non si può sopprimere il diritto di assistere ai processi per quella ragione istituzionale che prima avevo detto. Quindi sono i cittadini che possono salire a livello delle logge, tant'è che si instaura una specie di modo di dire che le logge sono una parte della piazza. Ecco, questi giochi ideologici, a me pare, cioè, che nella strategia di questo doge, a livello di politica interna, che di solito non si sottolinea, questo somma al patrizi che ha beneficiato con i danari della procuratoria di San Marco, gli interessi militari, gli interessi economici legati all'esercizio delle guerre, gli interessi imprenditoriali collegati alla realizzazione di un'opera di questo genere. Bisogna andare nel lapidario del Palazzo Ducale per vedere la misura mostruosa di quei pezzi architettonici, pezzi di Istria scolpiti perfettamente a 2 metri
nella dimensione del palazzo se ne sottovaluta la massa fisica di queste cose, ebbene sia un fatto che va considerato come anomalia nel governo delle città. Venezia non ha un popolo che assiste, e una sorta di privilegio concesso ad un ceto, quello dei cittadini, che nel contempo verrà valorizzato con una trasformazione delle scuole di devozione in ruoli istituzionali dello Stato, come dopo forse avremo tempo di dire. A me pare che questo aspetto, saranno gli storici a correggere questa mia impostazione, per caso mio era solo, prescindendo dal trattare le arti, che come ho detto se non avvenga in modo surrettizio oggi non può farlo, ma in un procedimento di questo genere con queste implicazioni istituzionali mi sembra che il Doge possa farlo. Mentre il Doge rimane in quella parte tratteggiata rossa, quindi è conscio del limite che deve sottostare, i cittadini possono occupare questa parte che perlomeno il mio computer vedo è leggermente violetta, comprese gli spazi al di sotto della sala del maggior consiglio, che dove c'erano gli uffici del piovego, gli auditori nuovi, gli auditori vecchi, quindi potevano intervenire gli avvocati, chi aveva delle cause, e da discutere questi interessi con lo Stato. Quindi un grosso, se c'è una ragione costituzionale per un intervento di questo genere, è questa eliminazione dell'esercizio della giustizia, che avrebbe investito anche i patrizi, all'attenzione del popolo sovrano. Quindi abbiamo un piccolo passaggio con questo, e per questo mi piaceva molto il titolo La bilancia della giustizia, perché diventano l'esercizio della giustizia in un modo, e in un modo leggermente diversificato a Venezia, strumento di governo, quindi soggetti alla necessità del governo. Vengo alla porta della carta e qui faccio dei salti per dimostrare, non dico una certa instabilità culturale del Foscari, ma come questi aspetti siano per lui ancora una volta prevalentemente politici. La porta della carta, la porta reale, di cui avevo detto, ho invidiato moltissimo le bellissime diapositive che sono state presentate prima, perché nella fretta non sono più riuscito a trovare quelle buone linee. Dunque, di questa porta, di quello l'apparato iconografico, le quattro virtù cardinali poste al fianco del Doge, ora mi dicono che il ritratto di quel Doge là, Ceriana, ha scritto quello del Memmo, non è quello del Foscari. Io mi ho imparato a guardare tutte quelle rughe, per cui invece pare che non sia lui, ma del Doge che era rappresentato dietro nella... due soli punti vi faccio vedere, che a me sembrano estremamente significativi. Questa porta è a livello di terreno la ripresa concettuale della forma di autoesaltazione che aveva concepito per se stesso il Doge Steno. Il Doge Steno aveva aperto verso il bacino di San Marco uno straordinario apparato iconografico con l'aiuto di Pierpaolo Iacovello delle Masegne, con cui interviene nella chiesa di San Marco facendo l'iconostasi, facendo una specie di trono aereo. Voi vedete con le tre virtù teologali a questo punto, dopo ne riparleremo, un apparato di Stato, e qui mancano tutte, e su quella mensola era il Doge Steno inginocchiato di fronte al leone. Quindi, facendo la porta della carta, secondo me, la concezione è di fare un apparato trionfale come quello dello Steno, quasi replicando, vedete le quattro dita, erano le quattro virtù, teologali, replicando in alto la statua della giustizia. Questa è tardiva, è stata fatta nel 600, c'era quella classica di Venezia, il trono salomonico, replicando un modello di autocelebrazione che era quella del Doge Steno, di cui si parla poco perché non ha avuto discendenza, era stato implicato in qualche modo nella questione del Falier. Quindi c'è una continuità, secondo me, Falier, Steno, Pausa, Mocenico, Foscari. E il Foscari si ricollega all'immaginario suscitato da questo come forma di trionfo sulle acque da parte dello Steno,
dovete immaginare nel bacino di San Marco, ferma la flotta di Venezia, era l'unico affaccio possibile, il lato occidentale non era disponibile, la sua sede era arretrata rispetto al mondo. E secondo me il Doge Foster replica questo, rimette la statua della giustizia al vertice della struttura della porta, se può andare più rapido possibile. Ma volevo osservare anche, ancora c'è più, volevo osservare anche l'ornamentazione di questa porta che avete visto prima nelle immagini, dorata in alcune parti essenziali, ornata di lapislazzolo nelle arche, si presenta come un vero e proprio gioiello, un gioiello gotico messo a disposizione della piazza. È ornato da quei fogliami fiammeggianti di gotico, dell'ultimo gotico. Ah, mi sono dimenticato di dire. Ma che cosa rappresenta, che cosa evocano quei fiammari? Fiammeggianti, quelli dei coronamenti della chiesa di San Marco, ma che sono stati fatti all'inizio, all'epoca del Doge stesso. E una cosa che secondo me non è abbastanza detta, sono tutta una forma di ornamentazione della cappella palatina che cristianizza una chiesa che all'esterno non aveva nessun simbolo cristiano. C'è un bellissimo saggio antico di Don Niero, pianto Don Niero, l'unico che sapeva queste cose, che ne spiegava i significati teologici e simbolici di tutta la decorazione. Fino ad allora la chiesa di San Marco era un puro apparato di esibizione di trofei militari. Tutte le colonne, tutti i capitelli, tutte le lastre importate da Costantinopoli sono trofei militari. Come i romani antichi applicavano anche sulla facciata del Pantheon gli elmi, gli scudi, le armature eserciti vinti in battaglia, Venezia esibisce come trofei le colonne di Isso e tutto l'apparato delle colonne. Secondo me questo è un problema simbolico, niente affatto di per sé un grande peso architettonico, ma di grande significato intrinseco. Ebbene, è durante lo steno che fa questo ornamento. Fa questo ornamento chiamando degli artisti fiorentini. Chiama cioè degli artisti, ad esempio Lamberti, che aveva partecipato anche lui al concorso per le porte in bronzo del Battistero di Firenze, quello che vedono poi antagonisti finali per noi storici, Ghiberti e Donatello, e vincente Donatello. Lamberti è arrivato quarto. Ebbene, lo steno si porta questo toscano a Venezia come quarto, e seguendo una sorta di ideale competizione Venezia-Firenze avvia tutta questa operazione che è appunto dare un significato religioso in senso cristiano ad un tempio che segnava fino ad allora soltanto la consonanza della politica di Venezia col volere divino o la fortuna, come ho ben appreso questa notte. Questo fa pensare, per fare un passo indietro, che lo stesso Doge Mocenigo, quando decide l'ampliamento del palazzo, lo faccia, siccome lo fa quasi in contemporanea, in concorrenza, esattamente nello stesso anno, dell'avvio della costruzione della cupola fiorentina di Brunelleschi. Ancora una volta è una supposizione, una sorta di concorrenza ideale fra la Repubblica di Venezia e l'altra Repubblica sorella, quella di Firenze. Se lì fanno un'opera di Stato di quella importanza, noi faremo ancora qualcosa, ma è stata fatta questa, dice, ripeto, facendo poi una sala al piano superiore che una funzione, sarà tenuta anche come libreria per un certo tempo, una funzione politica davvero non l'aveva. Se entriamo da questa porta, e qui questo è un disegno di Bellini in cui ho schiarito un po' l'intorno per farlo vedere, avremmo visto alla fine, questo è un pensiero di Bellini che cerca di interpretare questo processo ideologico che coinvolge il Palazzo Ducale, una Palatium Ducis, una renovatio del Palatium Ducis che possa essere coerente con quello che sta avvenendo sulla Porta della Carta. Vedete, è un palazzo con delle due torri e non è un caso che è un palazzo di una tipologia così rara che ha due torri, cioè di questa tipologia era anche il palazzo che la Repubblica aveva donato a Francesco Sforza fino al 47.
in cui al pian terreno ha una loggia in cui vengono evocate tante cose della cultura cavalleresca del Fosca, di questo cavallo portato da questo alfiere in primo piano, dietro una loggia. Se voi vedete, non so se qui lo evidenzio, non parlate della figura di destra, quella di sinistra è la loggia, il balcone reale dello Steno sul bacino di San Marco, questo con la ripetizione proprio anche delle quattro guglie in solità. Voi vedete nella parte somma poligonale le tre figure delle virtù teologali come erano quassù, una replica del trono aereo, direi, dello Steno, portato a livello della piazza ed esibito al popolo da parte di uno che doveva rimanere dietro. Quindi sarebbe molto interessante, ma non posso, analizzare anche le singole figure, di nuovo anche qui la figura della giustizia, della bilancia, dell'abbondanza, tutte figure istituzionali che rappresentano la cosa della Repubblica. Architettura fantastica, ma non è meno fantastica questa architettura nella cappella dei Mascoli, e purtroppo ho solo questa, perché a fianco, sempre dello stesso autore, c'è il linguaggio gotico, un tempietto a pianta centrale, cioè già stimoli della cultura umanistica che non sanno come, sembra quasi una cosa eclettica dell'Ottocento. E arriviamo, per la questione di fretta, alla porta Fosca, mi sembra che si chiami, con cui termina questo portico che collega, nella totale oscurità, le aperture che ci sono adesso non c'erano allora, lo spazio totalmente luminoso della platea marciana a quello già angusto su cui si affaccia il palazzo duecentesco della residenza del Doge, che nell'immaginario di Bellini avrebbe dovuto trasfigurarsi. È tipico di quell'epoca, c'è cioè anche nelle logge questo uso del bianco e del rosa, ed è un arco trionfale di tipo rinascimentale in maniera esplicita, no? In maniera esplicita. Volevo soltanto richiamare ancora Bellini, che a me pare Jacopo Bellini essere un buon interprete della stagione politica del Doge, con altre inflessioni, era allievo di Gentile da Fabriano, aveva cioè un'informazione già, diciamo, poliedrica, come il portico viene associato a un atto funereo. Qui sul tavolo è rappresentato schiacciato ancora un cavallo per l'evocazione cavalleresca, ma c'è un morto. Cioè portico e morte sono due concetti che si abbinano, come se il portico potesse avere una funzione mortuale. Portico, morto, anche qui disegnato molto leggero, per terra ancora il cavallo. Questo per suggerire che quel portico oscuro, che per noi sembra un passaggio oscuro, aveva invece per allora, vedete che in fondo si apre la veduta di una città, in questa immagine spedita si vede come l'architettura, per allora una funzione simbolica molto alta. Vedete anche qui un arco sovrapposto, un pergolo, come sarà nell'arco Foscari. Ancora una volta, è ancora nella cappella dei Mascoli, una cappella voluta dal Foscari, e però, essendo procuratore per i contadini che sta costruendo la Cadoro, anche queste assonanze credo vadano considerate, perché mi pare che la Cadoro, nelle logge così differenti l'una sopra l'altra, sia anche una specie di riflesso di dibattiti avvenuti durante questi episodi. Ancora qui la Vergine distesa davanti all'arco, in fondo una veduta di città. Vedete il pergolo a spalzo sulle due colonne laterali e non si vede molto bene, ma c'è la piccolissima figura della Madonna, la Nimula, l'anima che dalla Madonna sale e viene raccolta da Dio. Ecco ancora in Tintoretto la visione del portico, e una visione del portico con San Marco in questo momento steso a terra come nei quadri di Bellini, e una serie di arche come fossero tutte, e non poterono, avrebbero potuto altro che essere arche dogali, applicate al muro che aderisce a quello della cappella marciana. Il portico però che vi ho mostrato è un solo arco come quello di destra, mentre vedete che nell'esercitazione simmetrica fatta in questa cappella
è invece una coppia di colonne che fa sorregge l'arco, una piccola deviazione sopra al vertice di questa volta ci sono le figure di Davide e di Isaia, l'equivalente veramente della spada e la bilancia. Davide è quello che con la spada costruisce lo Stato, Isaia è quello che con parole di forza morale ed etica violenta condanna i ribelli a ogni forma di insubordinazione allo Stato. Ebbene, dicevo, vedete che c'è una coppia di colonne, ma vedete che in sostanza, io adesso non so dire se questo sia tutto un progetto omogeneo nato dall'inizio, perché tutto è metamorfico nella cultura veneziana, l'evoluzione politica, l'evoluzione sociale e anche quella culturale. Vado rapidissimo, ma vedete come perdo gli aggettanti, sopra coppie di colonne, poi è in alto un'altra rappresentazione che ancora evoca, a mio modo di vedere, forza e giustizia. A questo punto, bravissimo, solo Donatello ne rappresenta dei pupi, anche Jacopo Bellini in chiave di volta, anziché una chiave di volta, con la destra, quella che dovrebbe impugnare la spada, lancia un sasso, e con la destra tiene un cartiglio, che è probabilmente, come sulla giustizia trecentesca che è stata mostrata sulla condanna delle cose. Quindi se questo, no, andiamo indietro, questo è impossibile, non posso tornare indietro. Va bene, non importa, c'è poco tempo. Credo che questa sia un'ulteriore evoluzione di quest'opera. Era per dire che ancora una volta Bellini capisce che quell'arco, quando sì, non si può rinnovare il palazzo, quantomeno debba essere fatta una scala. Nel materiale che ho perduto avevo anche trovato che questa stessa rappresentazione è quella della salita, una nel quadro di Jacopo Bellini ha tenuto a Verona, con cui la Madonna viene presentata, accede al Tempio di Salomone. Ecco quindi che sull'angolo del palazzo viene portata la figura di Salomone, che era sull'angolo del palazzo primitivo trecentesco, e ancora la rappresentazione della scala che sale esterna, che salirebbe il palazzo Inducis, qui raffigurato in maniera modernizzata, ma vedete in che spazio complesso, vedete come già previsto. Beh, e qui è un tema di scale, sempre che Bellini elabora, sempre per i termini grosso modo del Palazzo Ducale, ed è un diverso piazzamento della scala per servire il Palazzium Ducis e il Palazzium Adiudam Contentum che era stata costruita. Sull'immagine di sinistra vedete in alto sempre il grande finestrone dello steno. Ultima battuta sulla tomba, ho tolto la parte inferiore, l'abbiamo tolta stamattina, con le colonne che reggono reggevano quei due punti resistenti. Le colonne, la parte basamentale che tutti rappresentano raffigurando questa tomba, sono firmate da Niccolò Foscari, il minore dei due, il secondogenito dei due figli di Jacopo, minore alla morte del doge, che dedica questa opera al nonno Francesco e al fratello Francesco, che è venuta certamente un decennio dopo la tomba. È una tomba pensile come quella del Mocenico. Quindi in questo modo si ricollega l'inizio e la fine, e salto quella seconda battuta, perché altrimenti picchia. Grazie. Grazie anche per questa densissima relazione, tra l'altro ho apprezzato molto questa rilettura, che a me è sembrata molto interessante, di questa fase, queste varie fasi di edificazione di Palazzo Ducale, come dire, riletta alla luce dei cambiamenti costituzionali di Venezia, quindi come dire, anche il palazzo riflette in qualche modo l'evoluzione costituzionale dello Stato e le diverse idee della statualità, e ben espressa anche da quel dualismo iniziale di cui ci ha detto tra Tommaso Mocenigo e Francesco Foscari. Quindi grazie per questa relazione.
E passiamo quindi all'ultima di questa mattinata. Allora, Fiorella Pagotto, che è una storica dell'arte, si occupa di pittura, mercatura a Venezia tra 500 e 600, ha studiato Tintoretto, ha studiato pittori minori, ha curato diverse voci per il dizionario biografico italiano e ci fa questa relazione su cose che sta studiando, da quello che ho capito, ricerche in atto, artisti toscani a Venezia durante il dogado di Francesco Foscari. Allora, innanzitutto grazie per l'invito. E il professor Foscari mi ha preceduto per alcune cose, per cui ho un po' ridotto la mia relazione e mi concentrerò soprattutto sui pochi dati che conosciamo di questi artisti fiorentini che vengono a Venezia. E partendo dalla relazione del professore Pellegrini, che parlava delle attitudini di Venezia con la terraferma. Queste attitudini verso... questa era la transenna marmorea che il professor Foscari aveva perso di Paolo e Jacobello delle Masegne, e questo è un dettaglio che mostra che comunque erano degli ottimi scultori. E, l'attitudine verso la terraferma di Venezia, queste attitudini verso la terraferma non furono senza conseguenze anche per la fioritura artistica sotto il regno di Francesco Foscari, che fu notevole vista la lunghezza del governo in cui convissero tendenze artistiche diverse. Le buone relazioni politiche facilitarono l'arrivo di manodopera specializzata da altre regioni d'Italia e da Oltralpe, e ci fu questa costante necessità di operai qualificati e aggiornati nel cantiere marciano e, come abbiamo visto dalla relazione precedente, nel Palazzo Ducale. La venuta di questi artisti foresti, soprattutto di quelli toscani, coincide o precedette di poco la politica a favore di Firenze sostenuta da Foscari. Ma non si può non notare che Firenze stessa, e questo l'ha fatto notare anche il professor Foscari, con il cantiere del Duomo fu un centro di propulsione straordinario per una nuova concezione dell'arte che vide artisti diversi collaborare e sperimentare tecniche varie. Forti di questa esperienza maturata nel cantiere o nelle botteghe di maestri di Santa Maria del Fiore, questi artisti vennero accolti o addirittura sollecitati a spostarsi in città. Ad esempio, dopo la morte dello scultore, si presuppone che fu dopo la morte dello scultore Pierpaolo delle Masegne che il doge Michele Steno aveva preso accordi con Firenze per il trasferimento a Venezia di Niccolò Lamberti. Ma lo scultore fiorentino, quindi parliamo dell'inizio del 1400, non poté arrivare a Venezia fino al 1416, per cui arrivò quando il doge era Tommaso Mocenigo. È stato osservato che, questo è il coronamento della Basilica di San Marco del coronamento, è stato osservato che Niccolò Lamberti, attivo a Firenze in molti cantieri, tra cui quello del Duomo, apparteneva a quella generazione di scultori meno aggiornati rispetto al giovane Donatello, infatti era nato attorno al 1370, e che quindi il trasferimento a Venezia potesse essere un'occasione di rilancio rispetto alle tendenze fiorentine più moderne. E sono pochissimi i dati che abbiamo purtroppo di quegli anni, perché non c'erano ancora i registri dei procuratori di San Marco. E sappiamo che nel 1414 il maestro Paolo Lapicida è citato in una lettera di Paolo Guinigi, il signore di Lucca, per delle forniture di marmi di Carrara per la Basilica di San Marco, e suppone che questo Paolo Lapicida sia il figlio di Jacobello delle Masegne, quindi Paolo di Jacobello delle Masegne. Nella comunicazione seguente, sempre di Paolo Guinigi ai procuratori e al doge Tommaso Mocenigo, sono due comunicazioni del 1419 e del 1420, non abbiamo più Paolo, ma abbiamo Niccolò de Firenze o il maestro Nicolaus di Lamberti Lapicida, che si suppone in quel momento stesse sovrintendendo ai lavori del coronamento della Basilica di San Marco, o comunque era deputato al fornimento dei marmi.
E proprio il coronamento è una parte della Basilica di San Marco che pone grossi problemi attributivi, perché non abbiamo praticamente documenti e spesso le attribuzioni degli storici sono totalmente discordanti. Sempre Nicolò di Pietro Lamberti, allora queste sono doccioni sul giudizio di Salomone, si è ampiamente parlato. Sempre Nicolò di Pietro Lamberti firmò assieme a Giovanni di Martino da Fiesole la tomba del doge Tommaso Mocenigo nel 1423, istanti Giovanni e Paolo, anche se il doge non aveva fatto alcuna menzione nel proprio testamento del suo monumento funebre. Questa volta però abbiamo la firma del maestro. Un altro scultore fiorentino che prese casa a Venezia in quegli anni, in prossimità delle lezioni di Francesco Foscari, fu Nanni di Bartolo, detto Rosso. E l'artista, che era di una generazione più giovane rispetto a Lamberti, nella cui bottega fiorentina si era forse formato, mostrava da subito un'adesione ai modi plastici di Donatello ed era venuto a Venezia per un lavoro definito pro lungo tempore. Sembra che proprio lui avesse lasciato incompiuta una statua che stava scolpendo e per venire a Venezia. Come altri artisti, le notizie fornite dagli ambasciatori sono le uniche rimaste. Nel 1424 Nanni di Bartolo si incontrava in città con l'ambasciatore fiorentino Rinaldo degli Albizzi. Le cronache narrano che il degli Albizzi, venuto a proporre un legame anti-visconteo, non riuscì però ad accaparrarsi la simpatia del doge per i suoi modi arroganti. Inoltre Venezia in quel momento non poteva consentire all'azione comune contro Milano, per cui alcuni mesi dopo ci fu una seconda ambasciata e questa volta fu condotta da Pallastrozzi e Giovanni de' Medici. E sono incontri diplomatici che però lasciano il segno anche dal punto di vista artistico, visto che a seguito di questa ambasciata c'era Lorenzo Ghiberti con alcuni aiuti della bottega. E bisogna tenere presente che in quel momento Lorenzo Ghiberti era uno dei personaggi artistici più importanti a Firenze, perché era appena stata conclusa la prima porta del Battistero e nella sua bottega avevano transitato giovani talenti come Donatello e Paolo Uccello, e per cui è stato ipotizzato che sia proprio stato il Ghiberti a offrire il suggerimento di chiamare a Venezia Paolo Di Donno o Paolo Uccello. C'è anche da dire che però nel 1424 a Firenze c'era la peste, per cui chiunque secondo me poteva andarsene da Firenze durante la peste l'avrebbe fatto volentieri. Noi comunque abbiamo testimonianza che il Ghiberti rimase circa due mesi a Venezia nell'ultimo trimestre del 1424. Le notizie, purtroppo io non ho le belle foto di Gabriele Mattino, per cui ho dovuto utilizzare delle vecchie foto. Le notizie del perduto mosaico di Paolo sulla facciata della Basilica di San Marco si conoscono sempre grazie a una nota di un ambasciatore fiorentino, Pietro De Beccanugi. Pietro De Beccanugi scrive agli operai del Duomo di Firenze il 23 marzo del 1432 perché stavano chiedendo notizie sulle sue abilità prima di affidargli dei lavori all'interno del Duomo. Sappiamo che nel 1419, torno un attimo indietro, un incendio aveva danneggiato alcune parti della Basilica di San Marco ed è probabile che il pittore fiorentino abbia cominciato ad operare come mosaicista nelle parti necessarie di restauro. Il fuoco aveva bruciato le strutture lignee delle cupole, le coperture di piombo si erano fuse colando nella basilica e le parti più danneggiate furono il mosaico con il Cristo del Presbiterio e l'arco sopra la porta d'ingresso, dove adesso trovate il mosaico con l'Apocalisse. Paolo Uccello aveva realizzato, sappiamo sempre da questa nota dell'ambasciatore Beccanucci, una figura di San Pietro a mosaico all'angolo della basilica verso l'orologio, che è quella che possiamo vedere grazie al dipinto di Gentile Bellini, che si trovava sotto l'angelo annunciante. E dalla rilettura della nota di Pietro Beccanugi si apprende che era stimato e che aveva lavorato mentre in basilica si trovavano Leonardo Mozzanigo e Marinus. Si trattava probabilmente dei procuratori Marino Caravello e Leonardo Mocenigo. Poiché Marino Caravello morì nel 1427, tale mosaico doveva essere stato realizzato entro il 1427 e
poteva essere presumibilmente la prima opera di Paolo Uccello a Venezia. E, anche perché trovandosi in una parte poco visibile dal basso, nel senso che se anche l'opera fosse stata realizzata non perfettamente, non si sarebbe notato. Ed è risaputo che per le opere prime i procuratori di San Marco ai mosaicisti affidavano zone abbastanza nascoste della basilica. Fu probabilmente a Venezia che Paolo Uccello, questa è una parte della pavimentazione che gli venne attribuita, però potrebbe essere anche un rifacimento. E fu probabilmente a Venezia che Paolo ebbe la possibilità di sperimentare in libertà i suoi studi prospettici, le palle a 32 facce, a punta di diamante, tutte le altre bizzarrie in cui consumava il suo tempo. Queste sono le parole di Vasari che critica questa sua attitudine alla ricerca della prospettiva geometrica. Gli vengono attribuiti alcuni disegni prospettici e geometrici del pavimento che si distaccano dalla tradizione musiva veneziana di frammenti di mosaico e questo dodecaedro stellato anche sulla base di alcuni disegni che sempre a lui sono attribuiti, che si trovano al Louvre. A Doge Foscari si deve anche la realizzazione della Cappella di Mascoli, di cui ha parlato il professor Foscari e che ha accennato anche Denis Romano, ma ne parla abbastanza ampiamente nel suo libro Denis Romano. E, la Cappella di Mascoli fu offerta alla Vergine nel 1430, si trova nell'alto nord della Basilica. Purtroppo, per come è organizzata adesso la visita in Basilica, è una parte che è praticamente non visibile, perché si entra solo per pregare, ma non si riesce a vederla, perché c'è una piccola porticina chiusa, per cui non è di accesso. La cappella si trova nel transetto nord, sottostante la decorazione con la vita della Vergine, e sappiamo che il Doge e la sua famiglia avevano una tradizione di devozione mariana, come ha osservato Denis Romano, avevano offerto alla Madonna una cappella nella chiesa di San Simeone Apostolo. Era stato anche supposto che il Doge avesse offerto questa cappella per via di un attentato, quel famoso attentato di Andrea Contarini, ma Denis Romano non esclude che il Doge avesse inizialmente pensato una cappella funebre. Sappiamo che i lavori furono particolarmente lunghi, nel 1448 si stava ancora lavorando, il che spiega anche la differenza tra un lato e l'altro lato di quella della volta a botte. Tra l'altro questa prima parte è firmata Michele Giambono e la firma è una firma che è stata restaurata nel 1684, ma appunto come diceva il professore Ermanno, i miei studi sui restauri ottocenteschi stanno continuando. Anche l'altare marmoreo della cappella era probabilmente la commissione più interessante che c'era a Venezia in quel momento. Infatti Anne Martha von Schulz si chiede come mai non venisse affidata ad uno scultore più aggiornato come Nanni di Bartolo, piuttosto che a quello che lei identifica come uno scultore caronese. Però c'è da dire che, secondo Wolters, si tratta invece di uno scultore che guarda alle, per quanto riguarda la Vergine, che guarda alle sculture di Nino Pisano. E, la relazione del professor Pezzolo ieri mi ha fatto pensare a questa notizia che Francesco Sansovino ci dice circa il pagamento di Michele Giambono, che veniva pagato 300 ducati all'anno per il suo lavoro, che è una cifra veramente sproporzionata rispetto agli altri mosaicisti che venivano pagati nei decenni seguenti, quindi quando abbiamo delle notizie di pagamento al massimo 16 ducati all'anno, per cui c'è da chiedersi se Michele Giambono non avesse anche, queste sono le due parti con la firma di Michele Giambono, non avesse anche dato i disegni per
per queste realizzazioni. Per quanto riguarda la parte dove le architetture sono sicuramente più moderne, si parla di Andrea del Castagno e si parla anche di Jacopo Bellini, anche il professor Foscari ha mostrato come Jacopo Bellini spesso disegni questi archi. E non abbiamo documentazione, noi sappiamo semplicemente che Andrea del Castagno realizzò gli affreschi della Cappella di Sant'Arasio proprio quando c'era badessa del monastero Elena Foscari, la sorella del Doge, e sappiamo che gli affreschi sono firmati con la data 1442 e aspettiamo di vedere se con i nuovi restauri ci saranno delle novità, e con il vecchio restauro si era stabilito che il lavoro di Andrea del Castagno era stato di circa un paio di mesi. Il 1438 è un anno abbastanza cruciale, perché è l'anno in cui Francesco Foscari inizia la costruzione dell'Arco Foscari, di cui si è ampiamente parlato, ma il 1438 è anche l'anno in cui Donatello firma questa piccola scultura che viene probabilmente spedita da Firenze. È il San Giovanni Battista per la scuola dei Fiorentini, è una scultura di legno policroma, e la scuola dei Fiorentini nel 1437 si era appellata a Cosimo de' Medici, che noi sappiamo era stato in esilio a Venezia nel 1433, per ottenere il sostegno per la realizzazione di quest'opera, e tra i procuratori della scuola dei Fiorentini figuravano Tanino di Bozzo e Antonio Martello, che erano proprio i manager della filiale veneziana del Banco Medici e il suo vice. Allora, concludo citando proprio Antonio Foscari, che ha osservato come questa venuta di artisti fiorentini determini nel lungo periodo una modifica formale, anche se non nella sostanza, della cultura tardogotica che la signoria aveva promosso a lungo. Questi apporti culturali e politici porteranno ad un uso di geometrie architettoniche moderne, come evidenziato proprio nella casa costruita dal Doge sul Canal Grande, l'architettura, quindi non le decorazioni. Ma questo avverrà anni dopo, e nel frattempo i due cantieri marciani avrebbero trovato altra manodopera e slancio per continuare il lavoro di restauro di abbellimento che continua anche oggi. Di lì a poco invece sarebbe stata Padova la protagonista del nuovo capitolo del Rinascimento fiorentino in terra veneta. Grazie. Bene, ringraziamo anche Fiorella Pagotto per questo appunto quadro che ci ha prospettato degli artisti fiorentini, immagino anche strettamente legati alla scuola appunto dei fiorentini qui a Venezia. Sapete tutti che appunto Venezia era le varie naziones, quindi queste varie comunità degli stranieri strutturate, che giuridicamente avevano scuole proprie, e una di queste scuole è quella dei fiorentini. Ringrazio.